essere venuti in questa splendida sala. Io devo aprire un convegno che sarà abbastanza complesso. Prima cosa che voglio dire è questa: è una delle rare occasioni in cui tutte le associazioni dei licenziati per rappresaglia sono presenti, quindi è un convegno che trova presenti le esperienze di Torino, di Catanzaro, di Milano, di Firenze, di Prato e spero di averle dette tutte. E questa è una cosa importante perché vuol dire che questa associazione fatta di persone che hanno combattuto tanti, tanti, tantissimi anni fa, lo dico per i giovani che sono presenti, dialogano ancora con il sindacato attivo, dialogano ancora con i partiti politici, sono in grado di dialogare bene ancora con i giovani e questo credo che sia un patrimonio importantissimo per tutti noi. Noi abbiamo pensato di fare questo convegno perché ci siamo francamente resi conto che i tempi in cui viviamo oggi sono tempi difficilissimi per i diritti dei lavoratori. Allora abbiamo pensato di chiamare a ragionare nella mattinata sulla fatica della conquista della legge 300. Dico sulla fatica della conquista della legge 300 perché oggi sentiremo testimonianze delle lotte per il lavoro. Però noi vogliamo che ci si racconti, perché è una fetta di storia questa che nessuno studia nelle scuole, anche come da quelle lotte abbiamo conquistato dentro le istituzioni dei diritti che sono diventati legge. Questa sarà la prima parte della mattina. Nella seconda parte della giornata, invece, cercheremo di discutere con le istituzioni, con la politica e col sindacato di come oggi allargare i diritti a quei tanti che nella modernità non lavorano senza averli. Siamo ben consapevoli che qualcuno pensa che per allargare i diritti bisogna diminuire i diritti di qualcun altro. Noi pensiamo che questa cosa qui non ha funzionato mai, quando si toglie non si rimette, ma che ci si possa e si debba studiare il modo di inglobare, includere dentro l'arco dei diritti del lavoro, quelli che oggi sono fuori, lo chiederemo oggi pomeriggio alle istituzioni e alla politica. Stamattina invece vediamo di capire un po' come sta, come è andata questa storia e come è andata la storia della traduzione delle lotte in leggi. Io chiederei a Ernesto Cevenini di dare lui il saluto anche a tutti quelli che vengono da fuori Bologna. Buongiorno a tutti. Il Comitato di Bologna in particolare oggi è orgoglioso perché abbiamo fatto una sala quasi completa, speriamo che adesso ne arrivano altri da tutta Italia e da Bologna e provincia. Vorrei ringraziare tutti i presenti che hanno condiviso l'idea di una giornata di riflessione sull'argomento dei diritti del lavoro a partire da un periodo che per molti è storia, per noi è la nostra vita. Ringrazio le associazioni territoriali dei licenziati presenti, le strutture della Camera del Lavoro e dell'Archivio Storico per la collaborazione che ci hanno fornito nell'organizzare la giornata con la collaborazione che non ci è mai venuta meno nel tempo. Un ringraziamento particolare va allo SPI-CGL Provinciale di Bologna che ci aiuta fornendoci l'uso di attrezzature tecnologiche ormai indispensabili alla comunicazione. Un grazie di cuore. Vorrei presentarvi un caso particolare che a me sta tanto a cuore nel tempo. Un saluto particolare voglio al compagno Cesare Boriani che è qui presente, licenziato dalla Maserati, che è presente e lucido e in forze nonostante la giovane età di 96 anni. Vorrei dirvi anche che lui collaborò con i partigiani, che fu
vicino a quelli che arrestarono il nostro duce la sera senza luce. Lui era lì presente, abbiamo la documentazione e la fotografia. Quindi per noi è un ricordo che non lo dimenticheremo mai. Noi anziani pensiamo che un momento così difficile per il nostro paese e per il mondo che ci sarebbe bisogno di quello spirito con il quale combattemmo per la Repubblica e la Costituzione democratica. Quello spirito che ci portò a lottare per 20 anni per ottenere lo Statuto dei lavoratori, la legge precedente. Ai nuovi politici e sindacalisti diciamo: fate in modo che quei 100 morti non siano morti in vano. Fate in modo che nessuno di noi si debba vergognare di voi. Oggi la politica è cambiata un pochino. Qualcuno si chiederà perché nella carpetta abbiamo incluso la testimonianza di William Colby, direttore della CIA in Italia negli anni 50-60. Perché lì sta scritto chi erano i veri antagonisti dei lavoratori e della CGIL, chi pagava quegli anni le scissioni politiche e sindacali. Lì ci sono le prove. Ci auguriamo che i lavoratori e i loro dirigenti sappiano vigilare e riconoscere per tempo le provocazioni che non mancano nemmeno oggi. Leggete quel testo perché è tutta la storia imperniata su quello che abbiamo avuto a noi, contro di noi, non solo gli italiani ma gli stranieri in Italia. Voglio anche ricordare quelle di noi più capaci e appassionati sono poi diventati dirigenti politici o sindacalisti, assessori e sindaci, segretari di categoria delle camerali e molti furono parlamentari. Ai giovani vorrei dire due cose. La nostra lotta e la nostra resistenza è stata possibile perché abbiamo avuto l'appoggio e l'aiuto materiale di tanti commercianti che ci facevano credito e delle cooperative che in ogni modo ci aiutavano. 20 anni fino allo Statuto dei lavoratori. Molti di noi sono emigrati, altri si sono messi in proprio facendo anche fortuna, altri si sono costituite delle cooperative. Cooperative. Coltivate l'amicizia e la solidarietà fra voi e con i lavoratori in pensione, i pensionati, che così si è più forti e più protetti nel momento del bisogno. Qualcuno raccomandandovi una cosa che ci ha fatto molto soffrire, un paio d'anni fa scrivemmo al Presidente della Repubblica chiedendogli un riconoscimento all'Associazione dei licenziati per rappresaglia. Gentilmente il Presidente nel giro di una settimana ci rispose che non era nelle sue facoltà, che dovevamo inoltrare la richiesta al Ministro del Lavoro Maroni. Il ministro ci rispose negativamente, in quanto noi non avevamo né creato industrie né posti di lavoro. Le nostre conquiste dunque non sono state un bene per la nazione. I nostri morti saranno di terza categoria, visto che altri morti di quegli anni, stessi anni, vengono fatti beati e compresi quelli fascisti. Riproveremo col prossimo governo e speriamo che di segno opposto, un riconoscimento ufficiale che chiederemo anche ai comuni e alle regioni. Una targa per noi penso che sia doveroso per le istituzioni italiane, specialmente quelle di sinistra, che si ricordano per un avvenire ai vostri figli giovani che li dovete mandare ancora a scuola, che almeno quando fanno i giochi in una piazzetta in un giardino dicono: ma chi sono quelli, nonno o papà? Voi gentilmente gli dovrete dire chi eravamo, perché noi ormai stiamo facendo il calo nell'acqua che bolle sulla pentola. Sia chiaro che noi non chiediamo soldi, ma un ricordo di tutte le categorie dei lavoratori che hanno combattuto e sofferto, conquistato diritti per tutti gli impiegati, militari, poliziotti, agricoltori, braccianti e operai che sono morti per la dignità del lavoro. Non ci dispiacerebbe che ai licenziati per rappresaglia fosse intitolato almeno un giardinetto
non pretendiamo una scuola, perché non dobbiamo avere troppe pretese, ci dicono qualcuno. Ho finito il coro di corso perché qui c'è qualcuno che mi guarda di traverso. Vorrei fare un ringraziamento al nostro presidente Enrico Alborelli, che è qui presente, che purtroppo per tanti problemi di salute si è un po' allontanato, ma noi siamo sempre con lui e lui è sempre con noi. Con la sua capacità ha insegnato a noi ultimi arrivati come dovevamo organizzarsi per istruire le domande e le documentazioni per presentare con il suo aiuto, ci ha portato al riconoscimento di tutte le pratiche assieme al patronato dell'Inca, CGL, nelle persone di Giordana e Pareschi Milena, che fece parte della commissione provinciale e sempre stata all'altezza per far sì che tutte le pratiche venissero accettate, così come è avvenuto. Inoltre vorrei anche il meticoloso compagno ragioniere Rodolfi, di cui tutti assieme hanno ricevuto i complimenti da tutte le commissioni che hanno esaminato le pratiche, è un nostro componente del comitato che è talmente meticoloso che faceva i piedini alle zanzare, però grazie alla sua meticolosità le pratiche non sono venute indietro nessuna. Inoltre vorrei dire ancora ai nuovi politici e al nuovo governo di sinistra che centinaia di cittadini sono rimasti esclusi per diversi motivi della legge 3674, di mettere mano al portafoglio e adoperarsi affinché anche loro possano avere la loro pensione, che è un loro diritto e che li aspetta. Speriamo che con il governo di centro-sinistra stavolta venga data l'ultima reclutamento a quei compagni che aspettano ancora la pensione. Una riapertura della legge 36, perché vorrei dire un'altra cosa, a Bologna, non solo in tutta Italia, non solo a Bologna, ci sono ancora il pubblico impiego che abbiamo dei paletti ancora da battere, speriamo di riuscirci al più presto possibile, perché anche loro aspettano ancora il riconoscimento e la liquidazione delle marche per ottenere la pensione. Vado via perché l'apparato mi ha censurato il 50% del mio bigliettino. Grazie tanto. Adesso apriamo i nostri lavori dando la parola a Fernando Bianchi, qui abbiamo sbagliato il nome nel cartellino, a Fernando Bianchi che è la voce dei licenziati per la Pesaglia. Io vi ringrazio dell'invito, perché è conseguenza l'invito di una decisione assunta come Comitato Nazionale per avere un incontro a Bologna con la classe operaia Bologna della classe operaia torinese, ma in generale un incontro in relazione al fatto che siamo in piena campagna elettorale e che come operai, come lavoratori, vogliamo che la nostra voce si elevi in quanto rappresentiamo quella classe operaia di cui noi abbiamo fatto parte per anni combattendo, che è attaccata continuativamente in tutte le situazioni in cui prevalgono i governi di destra o di centrodestra. Questo è avvenuto negli anni 50, questo è avvenuto negli anni 2000 con il governo Berlusconi. Noi abbiamo rappresentato e rappresentiamo una classe operaia che non si è mai assoggettata al fascismo. Diversamente per esempio della classe operaia tedesca che si è accodata al nazista feroce assassino di Hitler, noi come classe operaia abbiamo sempre respinto, forse subito, senz'altro, per la forza preponderante che ha esercitato lo Stato attraverso il governo di Vittorio Emanuele, del re Belfellone che se n'è scappato via nel momento del bisogno, ma
A Torino, per esempio, di cui siamo rappresentanti, noi abbiamo sempre avuto una classe operaia non soggettata. Tanto è vero che quando venne nel 38 Mussolini se ne scappò disperato, perché di fronte al suo grande discorso rispose un silenzio solenne di ripulsa della classe operaia torinese. Io allora lavoravo alla Fiat e sappiamo benissimo che nella Fiat, malgrado tutta la questione della... c'era allora di avere la testa del fascismo per poter lavorare, vi lavoravamo noi, io ero un antifascista giovanissimo come tanti altri antifascisti, perché la Fiat nel 35-36 ha avuto bisogno di manodopera e ha assunto tutti. Poi quando c'è stata la liberazione ha pensato che quella cosa poteva servire da scusa per dire che aveva fatto un po' di antifascismo assumendo questi lavoratori. Alla guerra maledetta in pratica trova la rivolta decisa dei lavoratori torinesi. Nel 1942, dopo i bombardamenti terrificanti che per la prima volta si verificavano in Italia, avvenute a Torino con migliaia di morti, la classe operaia reagisce e combatte decisamente fino ad arrivare agli scioperi del 43. È una classe operaia che si batte nel 43, fa cadere il regime fascista e si batte nel 44 contro i nazi fascisti. Così nascono il 43, il 44, nasce la lotta partigiana, poi la liberazione, ed è la classe operaia lavoratrice la principale protagonista di quei movimenti. I protagonisti sono gli operai lavoratori. Così abbiamo difeso le fabbriche dai tedeschi, così per la ricostruzione, così per la ricostruzione della distruzione che avevano fatto gli bombardamenti. Noi avevamo un sogno dopo la liberazione, avevamo il sogno di poter contare, di dare sempre il nostro contributo a un'Italia democratica antifascista che avanzasse sulla via del progresso sociale. Ma avevamo solo un grosso difetto, eravamo socialisti e comunisti. Questo era un difetto enorme, non solo, ma addirittura eravamo tutti dentro la CCL, la quale nelle azioni delle commissioni interne riceveva il 60-70% nelle fabbriche della FIAT. Orbene, questo sogno è stato stroncato. E come è stato stroncato? Non conta quindi in quel momento lì degli anni 50, che sono gli anni della repressione, cioè gli anni in cui il mondo è sottoposto alla guerra fredda e in Italia arrivano i dirigenti americani per dire cacciate dalle fabbriche i comunisti, i socialisti, la CGIL, in modo da poter riuscire ad avere un'Italia che socialmente sia avanzata verso il centro-destra e non verso il centro, in centro-sinistra. Commissioni interne, quindi, consigli di gestione, commissari di reparto, le assemblee democratiche che facevamo in fabbrica, non si possono più permettere negli anni 50. Si spara sugli operai di Modena, Torre Maggiore, contadini, si spara il primo maggio in quel della Sicilia. 20 anni di fascismo, una guerra, una lotta partigiana, non hanno segnato niente alla borghesia italiana. Ecco quindi l'attacco che viene avanti dal 47, sappiate, quando viene cacciata la rappresentanza democratica di sinistra, comunisti, socialisti, dal governo di De Gasperi. E inizia da quel momento lì, alla Fiat dove io lavoravo e dove c'era la base fondamentale di partenza, vengono iniziati i licenziamenti nel 1948 con l'attentato a Palmira Togliatti. Ci istruiscono i reparti confino. I tedeschi facevano quello che hanno fatto sul piano dei campi di concentramento. I padroni italiani hanno fatto i reparti confino per annientare
la volontà umana dei lavoratori, la loro dignità, spezzare la dignità, la volontà di combattere e di andare avanti. E questi reparti confino sono stati costituiti in tutte le fabbriche. Ebbene, in quegli anni lì i padroni hanno fatto a fondo, hanno portato a fondo l'attacco. 500.000 licenziamenti sono stati effettuati negli anni 50. Mentre laddove si combatteva, come a Modena per esempio, o a Reggio Emilia, per difendere la fabbrica, Selva faceva sparare dalla sedia sui lavoratori ed erano morti, come dicevo prima, tra i contadini di Torre Maggiore e della Ginestra. 500.000 licenziamenti. Questi 500.000 licenziamenti furono l'opportunità attraverso i quali il padronato fece fuori in quell'epoca 35.000 lavoratori attivi, cioè tutta una rappresentanza di collettori sindacali, commissari di reparto, commissioni interne, partigiani combattenti in vista, via, tutti fuori, gli attivisti dei partiti, delle commissioni interne, del sindacato, fuori dalla fabbrica, licenziati sotto i più speciosi motivi. Ve ne cito uno solo che vi dico. Alla Fiat Mirafiori, alla Fiat, dove io lavoravo, c'erano i gabinetti che avevano un piccolo sportellino per coprire l'intimità delle gente. Arrivavano i guardioni, allora tu non c'erano le carte che hai oggi nel gabinetto, c'era il giornale, usavi il giornale, tu avevi questo giornale, mentre stavi lì, facevi i tuoi comodi, arrivava il guardione e ti facevi il rapporto, ossiava nel gabinetto, licenziato. È così. Oppure tu bollavi il cartolino, uscire alle 5, alle 17, tu bollavi la cartolina alle 17, licenziato perché hai abbandonato il posto di lavoro prima del momento che dovevi fare. Cioè tu dovevi arrivare alle 17.02, 17.03, cioè un tempo che il padrone calcolava dal tuo posto di lavoro al momento in cui bollavi la cartolina. Noi come FIOM, allora io ora, alla FIOM, poi abbiamo fatto un libro di denuncia. Questo libro, assieme a quello delle acque di Milano, che qui si lascia ancora bene, cioè dei democristiani Calvi e Butte, che erano allora deputati della Democrazia Cristiana, per denunciare la situazione delle fabbriche. Con questa denuncia è venuta nel Parlamento, dove allora c'era il compagno Chievita, quando c'è stato questo, con nei carabinieri Calvi e Butte. Comunque, in quel Parlamento fu discusso la proposta della Commissione parlamentare d'inchiesta. Ed ecco la Commissione parlamentare d'inchiesta che nasce, accerta le situazioni e da quel momento in poi noi siamo più avanti nella lotta. E arriviamo in pratica ad avere lo Statuto dei diritti dei lavoratori. Prima abbiamo l'Erga Omnes, poi abbiamo lo Statuto dei diritti dei lavoratori. Lo Statuto dei diritti dei lavoratori del 71 stabilisce finalmente quella che è la giusta causa. Non si può licenziare un lavoratore perché nel gabinetto che c'è il foglio, ma deve esserci una giusta causa accertata. E nel caso in cui questa giusta causa non sia stata valutata bene da parte del padrone, si ricorre alla magistratura. Ma abbiamo anche l'erga omnes, cioè il riconoscimento di legge dei contratti di lavoro e della base, e quindi abbiamo la possibilità che i magistrati, che vengono poi istituiti appositamente del lavoro, possano giudicare, darsi quindi, ci danno la ragione, un elemento per noi di avanzare senza fare continuamente delle lotte per affermare i nostri diritti. Bene, quando nasce nel 71, noi abbiamo già in pratica a Torino, che poi diventa nazionale, un'associazione licenziati. Perché l'associazione licenziati? Questo è un problema serio. Negli anni 50 sono, come ho detto prima, migliaia di lavoratori. Pensate solo un dato: la FIOM, io allora ero segretario di quel sindacato, con i licenziamenti del 1954 passa alla FIAT da 30.000 iscritti a 300, cioè un colpo mortale per il sindacato FIOM.
Orbene, questi lavoratori sono 2000 della Fiat, poi contano tutti gli altri delle altre fabbriche, perché la Fiat è artesiliana, è la base propulsiva perché tutto il mondo capitalistico attacchi il mondo del lavoro. Ebbene, noi a quel punto lì, 1957, avevamo questi uomini e donne allo sbaraglio. Cosa fa? Erano perseguitati. Pensate che la Fiat, per esempio, ha fatto 350.000 schede di lavoratori, di gente, per poterle perseguitare. Noi l'abbiamo portato in magistratura e c'è stato un processo, non a Torino, perché allora esisteva la legittima sospicione, ma a Napoli. Dove? Ma comunque a Napoli la Fiat fu condannata per aver fatto questo schedario dei lavoratori da controllare, 350.000 schede. Erano quindi perseguitati a lungo. Chi aveva il libretto Fiat non poteva presentarsi da nessun'altra parte. Allora un gruppo di noi, un gruppo di lavoratori della Fiat e della Lancia, ha pensato di creare un'associazione che inizialmente non è stata vista bene né dalla CGIL né dai partiti, pensando che costruisse un partito. No, c'era stato un momento che aveva dato un certo indirizzo, cioè era stato riconosciuto per esempio ai lavoratori ferroviari licenziati il diritto ad avere una ricostruzione di carriera, e loro si hanno detto: perché prima o poi non potremmo anche avere noi una ricostruzione di carriera ai fini della pensione pur perseguitati? E quindi nasce questa associazione, la quale si batte in quegli anni, dal 1957, praticamente dopo 17 anni, riesce a far sì che nel Parlamento nel 1974, dopo lo statuto dei diritti che affermava quindi un diritto a questi lavoratori, di avere la legge 36. Questa legge 36, uscita nel 1974, ha avuto due riaperture e adesso ne aspettiamo una terza. Nel 1974 ci furono 15.000 erotte domande e furono riconosciuti il 92% dei lavoratori che avevano diritto ad avere l'applicazione della legge 36. Era una legge per i licenziati di rappresaglia per motivi sindacali, politici e religiosi, e non soltanto per quanto riguardava quelli dei comunisti e socialisti, ma furono anche dei cislini, come lo si diceva, cioè democristiani che erano nella CISL, licenziati nel momento in cui in pratica la situazione si evolve e da nemici diventano amici con la CGIL, anche loro vengono licenziati. E quindi anche loro ne usufruiscono. Nel 1980 ci sono altri 17.000 lavoratori che vengono presentati come domande per una riapertura, e di questi praticamente vengono riconosciuti soltanto 7.000 erotti, quindi si aggiungono i 15.000 e diventano 22.000. Nel 2000 si riapre, ma questa è una storia lunga, perché nel 1987 venne ripresentata la proposta di legge per quanto riguardava la riapertura, perché c'erano, come ha detto il compagno di Bologna, cioè lì, che c'erano in quel momento lì alcune centinaia di lavoratori che non avevano usufruito della legge 36 perché sparsi qua e là, non sempre riuscivano ad essere avvisati della cosa, e quindi abbiamo chiesto una riapertura. Ci sono voluti 17 anni perché i governi di allora, niente da fare, soltanto quando sono andati al governo il centro-sinistra, noi siamo riusciti ad ottenere la riapertura, e adesso si spera una quarta riapertura se vince il centro-sinistra, perché con Berlusconi e la sua patta non c'è nessuna possibilità per i lavoratori di avere un riconoscimento per queste cose e anche per altre cose. Basta pensare all'attacco all'articolo 18, e non solo, vogliono che tutti siano precari e nessuno abbia la possibilità di vivere e di andare avanti.
Siamo in campagna elettorale, ebbene noi pensiamo che in questa campagna elettorale la nostra voce possa essere una voce che viene avanti, che si sente. E quindi noi abbiamo avuto questa situazione, sono circa 30.000 i lavoratori, sui 35.000 che noi calcolavamo erano stati licenziati come attivisti in quegli anni, senza poi contare tutta una serie di licenziamenti individuali e di gente che purtroppo era sparita perché è deceduta e così via. Ebbene, a questo punto qui noi possiamo dire che siamo di fronte ad un bivio decisivo. Riusciamo a vincere questa battaglia contro coloro che ci hanno attaccato l'articolo 18? Noi abbiamo combattuto in pratica 20 anni per riuscire ad ottenere lo statuto e i diritti dei lavoratori, ed è un diritto inalienabile. I padroni vorrebbero avere mano libera, come avevano allora, per poterti licenziare a suo limito e in ogni momento che lo ritiene utile. Guardate, nel 1980 la Fiat ha licenziato 24.000 lavoratori. Tra questi 24.000 lavoratori ha licenziato centinaia e centinaia di attivisti della CGIL, soprattutto, anche della CISL, ormai in misura minore, perché la Fiat, la CISL e la UIL allora, ancora prima, era, direi così, come si usa dire, culo in camicia, scusate il termine, con il padrone. Ebbene, per finire, permettetemi di dire questo. Non so se vi ho reso bene l'idea di quegli anni, ma a Berlusconi, Fini, Casini, questi uomini che parlano solo di comunisti, noi diciamo da questa base: noi siamo gli antifascisti. Noi ancora, e parliamo con i giovani di oggi e di domani, siamo sempre coloro che nella resistenza hanno la loro base ideale. Siamo tra coloro che nella Costituzione vedono quella che abbiamo la base fondamentale della vita. Siamo contro coloro che questa Costituzione vogliono abolire o trasformare in pratica un elemento che serve al padronato italiano. Noi siamo tra coloro che combattono i fascisti di oggi, perché siamo gli antifascisti, e siamo con quegli antifascisti che i fascisti che oggi sono lì mettevano in galera quando andava bene e quando non li massacravano, non li uccidevano. 1922, 23, 24, 25, 26, fino al 27, quando fecero i grandi processi, compreso quello di Gramsci. Berlusconi diceva che li mandava in villeggiatura, Mussolini mandava in villeggiatura gli antifascisti. Io vi dico, compagni, scherzando, cerchiamo di mandare in quella villeggiatura Berlusconi e i suoi soci con il voto che avremo nelle prossime elezioni. Diciamo ancora un'ultima cosa e ho finito. Voi portate a candidati gente che è mafiosa, che sotto i magistrati che indagano sul loro operato, e magari li porterete al governo. Sappiamo che ci sono della gente che ha preso, come quei due famosi, che si tratta di Previti e dell'Utri, che hanno avuto decine di anni di carcere da fare, hanno corrotto giuridicamente avvocati, giudici, hanno fatto la legge a persona per poter fare in modo di non andare in galera. Operiamo noi per vincere questa battaglia e cancelliamo queste leggi, in modo che chi ha colpito, chi è veramente un truffatore, come sono stati questi, chi ha cercato di rovinare l'Italia, vada a finire in galera. Noi abbiamo combattuto 50 anni e andiamo avanti su questa strada. Grazie. Al quale chiediamo una riflessione storica, perché avevamo contribuito alla liberazione dell'Italia. È fallita sì all'inizio, però poi ci siamo arrivati allo statuto dei lavoratori. Vi ringrazio, ma è un invito a non fare a fare il distaccato, no? Lo storico è distaccato. Quindi, teoricamente, alla fine del mio intervento
voi potete anche votare Berlusconi se volete, non sono così caldo come Nando, scherzo ovviamente. Io vorrei proprio partire in modo telegrafico, nel senso che è vero che io sono chiamato a fare una riflessione da storico, però mi sembra anche molto più interessante sentire le voci di chi è stato protagonista in questa vicenda. Quindi ridurrò a un senso generale del mio intervento, magari anche in modo un po' rozzo e un po' sbrigativo. E io provo a fare una riflessione, guardate, di questo tipo. Qualche anno fa, oramai la moda è finita, da una decina d'anni gli storici, e non solo gli italiani, si sono cimentati, hanno cercato di dare una risposta a una questione che insomma, per una decina d'anni ci ha interessato. Che definizione diamo del secolo del Novecento? Quando lo facciamo iniziare? Quando lo facciamo finire? Quale definizione diamo? Quale contenuto preminente riusciamo ad individuare? E sotto questo profilo abbiamo avuto un esercizio di fantasia notevole. È venuto fuori che il Novecento è il secolo delle rivoluzioni, che è il secolo delle guerre, che è il secolo del rapporto guerre-pace. C'è stato anche un libro interessante di un professore che era stato professore all'Università di Bologna, che l'ha definito il secolo della violenza. Insomma, di definizioni ne abbiamo avute veramente tante. Io credo che tutte queste definizioni abbiano sottovalutato un aspetto che credo essenziale, cioè hanno molto più insistito sui metodi sui quali si realizzava la storia del Novecento piuttosto che sulla identità forte che questo secolo ha avuto. E l'ha avuta non solo nell'Europa e nell'Occidente, ma l'ha avuta, possiamo dire, anche se con termini diversi, in tutto il mondo. Secondo me questo è stato il vero grande, primo vero grande secolo della democrazia. Per la prima volta, in modo solido, diffuso, per la prima volta ci si è orientati a definire un modello di rapporti tra i soggetti, un modello di rapporto tra i cittadini, tra virgolette, e il potere politico e a definirlo in termini stringenti. Per la verità, periodi di democrazia li abbiamo avuti nella storia, ne cito solo due, la democrazia ateniese del 350 avanti Cristo, alcune città del Rinascimento italiano indubbiamente esprimono questa indicazione, ma il secolo del Novecento ha proprio una identità forte di sviluppo del discorso della democrazia. Quando dico secolo, dico per esempio una cosa che riguarda anche questi soggetti che hanno parlato. Pensate un po', Hobsbawm intitola il suo libro Il secolo breve e lo fa partire dal 1914 e terminare nel 1991. Fernando Bianchi, che mi è qua vicino, è nato nel 1917, è ancora vivo e lui mi diceva oggi, sarà l'ultima volta che parlo, secondo me tra 10 anni saremo qui a fare l'aggiornamento della sua autobiografia, perché questa cosa, l'ultima volta che parlo, me la disse anche nell'87, per cui io sono abbastanza tranquillo con loro. Tra 10 anni faremo l'aggiornamento, quindi andremo già nel nuovo secolo. Lui ha attraversato tutto questo secolo, abbiamo visto un compagno che è stato presentato all'inizio, ha attraversato questo secolo. Sono persone che hanno attraversato questo secolo della democrazia. Beh, io credo che un aspetto, e questa cosa vi dirò, mi ha sempre affascinato, soprattutto da quando li ho conosciuti questi soggetti, di loro dirò anche qualcosa, questa cosa mi ha sempre molto affascinato,
perché spesso la tendenza che hanno gli storici, gli studiosi, i professionisti, gli accademici, è quella di esaminare la democrazia come istituti di libertà, istituti di rappresentanza, di guardare alla democrazia come un ordinamento giuridico e politico, anche istituzionale ovviamente, di guardare alla democrazia anche come valore. Ma sotto questo profilo noi ci rendiamo conto che il termine democrazia diventa proprio un cicles, un cenego, ognuno la tira dal suo punto di vista. Chiunque di voi sta sentendo, e so benissimo che siete appassionati come noi, sta sentendo i dibattiti in televisione, democrazia, tutti la definiscono, nessuno riesce a dare una concretezza, o perlomeno nessuno, tutti evitano di dare un significato concreto al termine. Beh, a me, per esempio, affascina da vent'anni a questa parte, mi affascina questa ricerca, capire la democrazia dei soggetti, cioè capire come i soggetti che hanno attraversato questo secolo hanno dato specificatamente concretezza a quel discorso, che è un discorso molto spesso all'inizio generico. Come giustamente dice Bacchilide, costoro arrivano alla fine della loro esperienza, si guardano indietro e scoprono che il loro percorso è stato un percorso di democrazia e capiscono che la democrazia è stata quella cosa. Beh, io mi sono soffermato da vent'anni appunto a questa parte a cercare di capire cos'è stata la democrazia per un soggetto specifico che sono gli operai, in particolare operai torinesi. Certo, è una limitazione perché guardo una fetta in particolare di società, ma questa fetta di società è stata anche molto rappresentativa, è stata molto invasiva e per certi versi anche invadente, qualche volta hanno anche limitato altri soggetti questa invadenza, però insomma ha significato una parte interessante dell'esercizio della democrazia in Italia. In particolare ho guardato ovviamente gli operai delle fabbriche che stavano a Torino e mi sono un po' chiesto che cos'è stata per loro la democrazia. È una prima osservazione, ce lo diceva già Bianchi, ma il discorso di Bianchi è sempre molto affascinante. La prima osservazione è che alla democrazia approdano del tutto privi di riferimenti teorici, ma anche di riferimenti pratici. Arrivano alla democrazia e la devono inventare. Quasi tutti questi soggetti sono nati, cresciuti sotto un regime che non contempla neanche il termine democrazia, che non prevede neppure un minimo di esercizio della democrazia e che all'improvviso per loro significa cominciare ad inventarla, scoprirla. E cos'è stata per loro la democrazia? Secondo me è stata tre cose. Lo dico in termini un po' riassuntivi e appunto un po' rozzi, ma credo possa essere utile una riflessione. Beh, la prima cosa per loro democrazia è stata un'attenzione estrema, pignola ai dati materiali della esistenza e del lavoro in quanto parte fondamentale dell'esistenza. Io credo che non debba essere sottovalutato questo aspetto. Sono soggetti che partono sempre dalla loro condizione specifica e sulla base della loro condizione specifica sviluppano una riflessione che va al di là, tende a inglobare la condizione di altri soggetti. Dei dettagli ce lo rivelano. Mi è piaciuto molto quando il relatore iniziale ha fatto un'affermazione e io e Bianchi ci siamo guardati e abbiamo fatto anche un riferimento.
Questi sono gli operai che fanno i piedi alle zanzare. Beh, a Torino si dice fanno i barbis alle mosche, fanno i baffi alle mosche. Questa attenzione al dettaglio, che significa competenza, significa professionalità, ma significa anche amore del proprio lavoro, significa anche crearsi un'identità attraverso la manualità. Grande rispetto questi soggetti hanno per la manualità. Guardate, venendo qui io avevo in macchina, ed è sempre un piacere, avevo in macchina Fernando e un altro compagno e parlavano delle moto di allora con una competenza, una conoscenza dei dettagli. È affascinante sentirli parlare di queste cose, è affascinante. Io credo che di esempi sotto questo profilo ne possiamo fare molti, ne possiamo fare molti. Il loro è un rigore che diventa da metodo a obiettivo e diventa identità. Guardate, un'esperienza fantastica l'ho fatta quando ho scritto il primo libro insieme a loro, Uomini, Fabbrica e Potere. In genere lo storico raccoglie, se mi consentite, sì, è consentito dirlo oramai perché intanto è finita l'epoca del mi è consentito, quindi posso dire io, mi consenta. E proprio 3 minuti per spiegarvi come è nato quel libro e come è andato avanti. Gli storici, io l'ho spiegato a lungo in quella introduzione del Uomini, Fabbrica, Potere, dell'87, 20 anni, 20 anni, avevamo cominciato a lavorare nell'84 su sta cosa, e instaurammo un rapporto tra me e loro di grande fascino, nel senso che io raccolsi le loro testimonianze, tantissime ore, proprio una quantità incredibile di ore, tutte queste testimonianze sono raccolte all'Istituto Gramsci di Torino, raccolsi tutta la documentazione possibile e immaginabile, archivi, eccetera, eccetera, però il fatto era che tutte le volte che io scrivevo il capitolo lo davo da leggere a questi signori, due dei quali sono qua e il capitolo l'hanno letto, uno è Beppe Gatti e uno è Fernando Bianchi. E fu un esercizio straordinario stare con loro. Perché hai scritto questa parola? Cioè, perché si dice così? E allora usavo i sinonimi di quella parola. Risposta: ma se il sinonimo è più chiaro, perché non scrivi il sinonimo? Guardate, è stato un esercizio straordinario scrivere il libro con loro, straordinario, perché non era un controllo, a volte qualcuno te lo legge come controllo ideologico, no, non voglio essere, voglio capire quello che c'è scritto, voglio capire quello che c'è scritto. Io mi vanto a sto punto di aver scritto un libro dove non esiste una parola che un operaio non capisca, sono detti concetti difficilissimi, ma sono comprensibilissimi a qualsiasi operaio. Beh, ma questa è la loro identità. Quando dico rigore, dico precisione, dico proprio questa cosa qua. Una delle cose affascinanti in questo discorso è che questa attenzione, non ho il tempo qui di sviluppare la riflessione, ma insomma possiamo anche farlo se volete, e che ha avuto un'oscillazione tra due apparenti estremi e loro hanno una grande capacità di mantenere un equilibrio tra questi due estremi. Da una parte c'è il sogno del mondo nuovo, della rivoluzione, del cambiamento radicale, dall'altra c'è appunto questa attenzione rigorosa ai dati materiali del lavoro e dell'esistenza. Trovare un equilibrio tra questi due termini credo sia stato il grande merito di tutta una generazione, di tutta una generazione che qui in Italia si è in gran parte identificata in quella che io con qualche forzatura, ma credo non del tutto gratuita, ho chiamato la storia della militanza comunista.
perché questa militanza, ci piaccia o no, ha dato sostanza proprio a questo discorso, ha trovato le mediazioni tra il sogno e l'esistenza dei dati materiali. Ma sotto questo profilo, io credo che possiamo permetterci di fare un secondo salto, un ulteriore salto, e di andare a vedere che cosa è stata la democrazia per costoro sotto un altro riguardo. Beh, io la sintetizzerei così, il secondo aspetto. È stata una estrema attenzione, in questo caso, ad una stretta interdipendenza con la rappresentanza sindacale e politica. Non hanno credere, come si è sempre creduto e si è anche scritto, che questi soggetti fossero supini esecutori di una linea politica proveniente dal centro, è un errore gravissimo. Sono sempre intervenuti a modificare la linea, a dargli un'identità diversa. Io l'ho chiamato questo un rapporto, ve lo leggo perché così l'ho scritto, un rapporto che va dal dialogo all'interazione, dall'interazione al conflitto, dal conflitto alla mediazione e infine alla sintesi. È un dato interessante, perché se qualcosa sta venendo a mancare nelle nuove generazioni sono esattamente queste due esperienze. L'esperienza della valutazione concreta dei propri dati materiali e dall'altro lato la capacità di dialogare con chi questi dati materiali deve trasformare in discorso politico, in legge. Beh, da questo punto di vista, scusate, io trovo che questi soggetti, per esempio l'ho scritto, non, ma a volte le cose uno le scrive, ma se sono un po' problematiche non vengono mai digerite subito, ci mettono un po'. Posso, se mi lasciate, siamo molto in amicizia, insomma, quando venne fuori, e Nando se lo ricorda, quando venne pubblicato il primo libro, Uomini, Fabbrica e Potere, le critiche furono, ci fu una pagina interessante dell'Unità. Adesso io sono incaricato di scrivere la biografia di questo soggetto, che si chiama Sergio Garavini. Sergio Garavini dedicò un intero articolo dell'Unità alla condizione operaia nella storia, chiaramente stava discutendo con me, non mi cita una sola volta, ma sta discutendo con me, chiaramente. Quel libro, insomma, un po' diede fastidio. È molto interessante sapere che 2 anni fa l'Istituto Gramsci di Torino ha fatto un convegno su quel libro per dire che diceva delle cose giuste 20 anni fa. E purtroppo a volte le cose sono un po' problematiche. Ma questa cosa, per esempio, di una militanza tutt'altro che soggetto passivo, supino della linea politica, ha difficoltà ad andare avanti. E invece sarebbe molto interessante, perché lo potremmo guardare dall'altro punto di vista, ed è il punto di vista, come dire, come per esempio un grande rappresentante della parte politica, Ludo Attogliatti, recupera questi discorsi, li ascolta con attenzione, tale dire non si va solo a fare i comizi, ma si va anche ad ascoltare quello che la base operaia deve dirci. Io non vorrei insistere molto su questa cosa, però ho l'impressione che molti difetti della democrazia, parlo dell'Italia perché questa conosco, si stiano proprio anche nel fatto che il paese istituzionale è più abituato a dire al paese reale cosa deve fare piuttosto che ascoltare quello che il paese reale sta suggerendo. È un discorso che credo al quale vada prestata una qualche attenzione. Per esempio, faccio solo qualche esempio, ma Nando e chiunque di voi ne avrà modo di leggere questa sua bella biografia, autobiografia, se ne accorgerà. Lui è stato un po' prudente, in certe cose le ha dette di più quando gliel'ho strappate dicendo ma siamo così, perché uno dei meriti di quel libro fu anche che strappaio a loro delle cose,
nel senso che se loro mi dicevano scrivi la parola giusta, a me è capitato anche di dire ma se tu in privato mi hai detto questo, perché non lo registriamo? Qualche volta è capitato anche che mi dissero adesso spegni il registratore che ti racconto com'è andata. Cioè no, 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 il conflitto va fatto anche in questi termini qui. Fu davvero comunque una bella esperienza. Beh, se qualcuno di voi ha la pazienza di leggere questa bella autobiografia, si accorgerà che i conflitti tra, chiamiamola così come si diceva allora, la base e il vertice non sono affatto conflitti tranquilli, sono conflitti a volte anche molto pesanti. Qui abbiamo un rappresentante di un conflitto durissimo causato dalla sconfitta operaia del 55 che ha voluto dire litigi con Roasio, De Gaville, Togliatti, tutto il vertice sindacale e insomma. Dopodiché però guardate che questi non si sono mica allineati alla linea che gli diceva il centro, ma continuato. Sentirsi dire voi siete anarco-sindacalisti, però hanno continuato sulla loro strada e alla fine nel 69 avevano ragione loro e non avevano ragione gli altri. È estremamente interessante questa cosa, andrebbe valutata perché così si è sostanziata la democrazia in Italia. Ma questo, e arrivo rapidamente al terzo punto così chiudo, a me sembra che il terzo aspetto estremamente interessante sia proprio questo, nel senso che il esercizio che hanno fatto questi soggetti è stato quello di non delegare mai ciecamente neanche ai propri leader politici e sindacali di delegare la rappresentanza. Concedono indubbiamente la fiducia, ci tengono, ma sono tutt'altro che militanti idioti e ciechi. Sono militanti estremamente guarditi, pronti anche a fare critiche pesantissime quando le cose non vanno bene. Ma per quale ragione? Perché per loro, questo è il terzo aspetto veramente interessante, che per loro la democrazia, e credo che quando Cofferati ha detto questa cosa non ha fatto altro che svelare quello che era il discorso sotterraneo che viaggiava, carsico che viaggiava, per loro la democrazia è una democrazia dei diritti. E questo discorso è un discorso sul quale bisogna portare l'attenzione. Perché sappiamo, scusate se per un attimo faccio il pedagogo e lo storico accademico, ma scusate, l'idea che i soggetti della vita quotidiana hanno dei diritti non è un'idea naturale, non è un'idea che c'è sempre stata, ce la siamo conquistata con una difficoltà enorme. La prima volta che si riconosce che i soggetti hanno dei diritti è la rivoluzione francese 1789. Quello è il momento in cui si dice voi avete dei diritti. Questi sono figli di quella rivoluzione, giustamente. Non a caso si trovano, e scusate la rozzezza nel chiudere questo discorso, si trovano a combattere contro il nazismo. Perché il nazismo, molto più del fascismo, è il movimento politico, è l'ideologia politica che nega la rivoluzione francese. Mentre invece, non a caso, e non è banale il dirlo, non a caso le democrazie occidentali si sposano con il comunismo. Ma perché di Stalin? Perché tutte e due sono figli della rivoluzione francese, andando in direzioni opposte, accentuando talvolta libertà, talaltra egalità e fraternità e solidarietà, ma sono su questi termini che si trovano. Il nazismo sta dicendo, sposando il romanticismo, sta dicendo che la rivoluzione di per sé è un pericolo e va negata. A me non stupisce
che un rozzo sotto questo profilo, soggetto com'è, e non è una questione di propaganda politica, un rozzo soggetto com'è Berlusconi si ritrovi tranquillamente affiatato con questo discorso, perché il suo è un discorso di negazione, la rivoluzione è comunque un pericolo, è comunque un pericolo. Quantomeno noi siamo convinti che a volte i momenti rivoluzionari sono anche un momento utile e profittevole. Beh, scusate, sotto questo profilo, lo ha citato Bianchi, i diritti significa che devono essere, perché su questo si legano le tre questioni, i diritti devono essere certificati. L'idea che vanno messi per iscritti e firmati è un concetto che questi soggetti hanno profondamente interiorizzato. Ci deve essere una Costituzione, ci deve essere l'erga omnes, ci deve essere lo Statuto dei diritti dei lavoratori, ci deve essere la giusta causa. Ma scusate, i ragazzi delle banlieue parigini sono figli di questa storia, perché stanno combattendo giustamente per la giusta causa, bisticcio di parole. Allora vuol dire che c'è una continuità di discorsi e di messaggi, c'è una continuità, un filo rosso, ed è proprio un fiume carsico, perché a volte passa sotto, a volte riemerge, a volte passa sotto, ma è un filo che tiene unito tutto l'Occidente. Io credo che una delle cose più belle che questi soggetti hanno, io mi sono anche divertito a studiarlo bene, è proprio la legge, una delle carte che hanno ottenuto è proprio questo della legge 36, la famosa leggina. E però se andate a studiarla bene, vi accorgete di quanti valori sono contenuti in questa leggina. Vale a dire, ad esempio, il diritto ad un trattamento di uguaglianza, anche nel caso in cui io sono stato discriminato, il diritto ad essere riconosciuto a distanza di tempo per quello che ho fatto. Non sto ad andare nel dettaglio, l'ho esaminata anche in Torino Operaia, e è davvero una legge straordinaria sotto questo profilo. Io credo che per loro questa cosa sia davvero, questa della democrazia dei diritti, sia davvero una identità forte, e credo che tutti e quanti questi tre aspetti siano gli aspetti che la nuova generazione, i ragazzi della nuova generazione, me li vedo lì davanti tutti i giorni, guardate, sono proprio i messaggi che hanno bisogno di capire, di sentire, di partecipare, hanno bisogno di sentire loro, di entrare loro. Io sono un professore Carogna, sono un classico professore Carogna, e quando dico ai miei studenti che sono stato fatto parte della commissione ministeriale che ha sanzionato la carta degli studenti, dei diritti degli studenti, una delle mie battaglie fu, no, delle studentesse e degli studenti, mi guardano in faccia e dicono: come, lei? Dice, eh sì, ragazzi, perché il rigore sulle cose non vuol dire escludere i diritti, anzi, il discorso va di pari passo. Beh, questo per loro è stata la democrazia. Questo, secondo me, è indispensabile che le nuove generazioni capiscano, perché rischiano di perdere per un bel po' di anni questo terreno di scontro che è la democrazia, di perdere il senso di cosa significa democrazia, perché sono presi da tante altre cose e non se ne accorgono che la democrazia è il terreno sul quale loro possono, come dire, individuare il proprio futuro. Certo, se li portiamo in classe questi soggetti, un'osservazione potrebbe essere fatta. Ragazzi, guardate che la democrazia fa bene alla salute, perché questi soggetti, facendo democrazia, stanno arrivando a 90, 95 anni, sono un po' stanco. Stamattina questo si è alzato e dice:
c'è un dolorino qua. Dice, ma come, c'ha 90 anni e un dolorino qua? Io ne ho molti meno, i dolorini li ho da tutte le parti e non riesco a capire come mai. Io credo che la democrazia faccia bene alla salute, bisognerebbe dirlo anche per Berlusconi. Grazie. Perché ci ha dato, ci ha detto in, con grande semplicità che questo secolo breve che è stato il Novecento e così feroce è stato però anche il secolo che, nel quale le grandi masse si sono affacciate alla politica e alla democrazia e lo hanno potuto fare mettendo in piedi, avendo come radice l'identità del lavoro. Io penso che questo sia uno dei temi sui quali discuteremo oggi pomeriggio, perché oggi difficilmente il lavoro dà identità. La frammentarietà del mondo dell'economia e del lavoro ci rende molto più difficile quel sistema di padronanza del sapere del lavoro che dà invece identità anche sociale. Quindi questo è uno, credo, dei nodi che oggi pomeriggio dovremo comunque affrontare. Io faccio un piccolo sospensione perché chiederei all'onorevole Pasquini, che è qui presente, di venirci a dare un saluto, a dirci una parola. Il mio è un brevissimo indirizzo di saluto perché non sono venuto ad arrogarmi meriti parlamentari che non ho, perché in Parlamento e prima ancora come sottosegretario del lavoro era il compagno Pizzinato che ha dato il contributo determinante. Io ho solo cercato di dare una mano nei limiti della mia attività appunto di parlamentare. Io credo che la presenza vostra sia la testimonianza di una discriminazione politica e sindacale che occorre eliminare come pericolo nel presente e nel futuro dello sviluppo democratico del nostro Paese. Oggi non abbiamo più forme così evidenti di discriminazione politica, ma la discriminazione si è spostata su altri terreni. Il tentativo della negazione dei diritti con l'articolo 18, con l'attacco all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, la legge 30, quindi il favorire ancora una flessibilizzazione del mercato del lavoro che si è trasformata in una precarietà ormai inaccettabile, una riforma costituzionale che stravolge di diritto, che parliamo la devolution, ha l'intenzione di stravolgere un piano di diritto, la nostra Costituzione uscita dalla Resistenza, e uno stravolgimento della Costituzione di fatto. Solo pensiamo a quello che sta avvenendo sul piano fiscale. Non solo si negano fondamentali diritti dei lavoratori acquisiti, dei lavoratori e dei redditi più bassi, come ad esempio il fiscal break è stato abolito e ciò ha contribuito ad aggravare le condizioni di vita degli strati sociali più deboli. Ma pensiamo che uno dei dettati fondamentali che ancora la nostra Costituzione prevede, nonostante la riforma del centrodestra contiene ancora, e cioè la progressività della tassazione. Noi siamo andati di fronte a una serie di provvedimenti che hanno ribaltato questo principio, nel senso che i provvedimenti sono stati di carattere regressivo, e cioè chi più ha meno paga, a parte i condoni, a parte l'evasione fiscale tollerata. Ma io credo che una questione fondamentale sia
la precarietà che contraddistingue il mondo del lavoro, soprattutto del mondo giovanile. Una precarietà che cominciava a manifestare i suoi effetti già da tempo, che è stata aggravata con la legge 30, che ricordo, nella scorsa legislatura il centro-sinistra introdusse il pacchetto Treu che andava verso la flessibilità, ma si fermò sulla soglia della riforma degli ammortizzatori sociali. Ora, questa legislatura che avrebbe dovuto cominciare con la riforma degli ammortizzatori sociali si è invece tradotta con la legge 30 in un'ulteriore precarizzazione. Ora, io non so qual è il senso della democrazia, lo spirito di appartenenza che le giovani generazioni, la volontà di partecipazione, le forme di rappresentanza politica, sociale che le forme che la rappresentanza giovanile tende ad assumere, ma sicuramente tutto questo non agevola certamente questi processi. Io non voglio dilungarmi oltre, anche perché, come dicevo, è solo un indirizzo di saluto e di riconoscimento e di riconoscenza per quello che avete fatto, è un contributo di cui il Paese credo debba fare tesoro, oltre che ad andare fiero ed orgoglioso, e concludo con un auspicio, che le vostre lotte, le discriminazioni di cui siete stati oggetto rappresentino un simbolo positivo, importante, un punto di riferimento per sbottere la coscienza, la passione civile, politica, il senso di appartenenza, il senso della comunità di questo Paese travolto da una politica che diventa sempre più politica spettacolo, dalla sfiducia, dalla rassegnazione e dalla caduta della volontà di partecipazione, soprattutto da parte delle giovani generazioni. Quindi un auspicio che, grazie al vostro impegno, grazie alla vostra passione politica e sociale manifestata a suo tempo, che avete così duramente pagato con queste odiose e inaccettabili discriminazioni, non siano passati in mano, cioè il vostro esempio sia un patrimonio da lasciare in eredità alle giovani e future generazioni. Vi ringrazio. Chiederei 5 minuti anche a un compagno che è venuto da molto lontano, che è venuto da Catanzaro, solo lui, se vuole dare un saluto. Compagni, porto il saluto della Camera del Lavoro di Catanzaro unitamente al saluto del compagno Olivo, che Pizzinato conosce, per il quale io comunque il dispiacere dell'assenza in quanto impegnato nella preparazione della ancora ipotesi lista per la battaglia comunale a Catanzaro. Per rispetto al tempo, non perché voglia porre la questione dei tempi, che fu e rimane ancora, e non sappiamo fino a quando, uno dei maggiori e più grossi problemi del movimento operaio, in quanto è o non è tempo della rivoluzione. Mi coglie in questi pochi minuti che vi sto rubando ricordare che fanno parte della storia della battaglia della legge 36 anche i compagni Bertoldi, Rodolini e Bosca. Direi soprattutto compagni Bertoldi, Rodolini e Bosca. E non per rivendicare delle piccole meschine, diciamo, capacità, ma mi coglie anche sottolineare un fatto di fronte a chi qui lo ha
lettera della legge 36 che la iniziale bozza della legge 36 che io ebbi attraverso sia Pasquale Coelho, senatore al tempo in Parlamento, come Giovanni Lavanna, ignorava totalmente, non prendeva in considerazione interventi di recupero attraverso quelle che sono gli effetti della legge 36 presso enti. Noi da Catanzaro mandammo un telegramma, c'era agli inizi proprio dell'iter della legge, a Bertoldi, che allora era ministro del lavoro, poco dopo si ammala, chiedendo che venissero inseriti gli enti. Sono stati inseriti, che la bozza viene corretta e il termine enti viene inserito. Detto questo, ripeto, non per contrapporre i nostri piccoli meschini meriti verso chi che sia, mi coglie fare una precisazione che non vuole essere polemica, compagni, e precisazione che io in questi convegni ho fatto altre volte, l'ho fatta, se ricordo bene, a San Lazzaro, che c'era anche visitato in quella circostanza, l'ho fatta successivamente in un altro nostro convegno nella zona del Bolognese, e mi permetto ancora di farla con, direi, amorevolmente ancora oggi. La presentazione dei guai ieri e dei guai oggi è giusto che avvenga, però, compagni, questa presentazione deve anche avere un minimo di attenzione verso quella che è la prospettiva del movimento operaio. Cioè, ci troviamo in una situazione molto, ma molto disastrata, ma il disastro non è dato dalle negatività dei bilanci del mondo borghese. Il disastro è dato da altre cose. Il disastro è dato dal fatto che noi, come classe lavoratrice, ritengo giustamente, a partire dal 1917, la rivoluzione russa, ponendoci come classe chiamata storicamente a risolvere i problemi che il modo di produrre capitalistico, e quindi anche, mi si consenta, compagno professore, la borghesia della rivoluzione francese, non la risolve, non può risolvere. Sono i problemi che portano a tutte le contraddizioni che il capitalismo produce, ma soprattutto a quello della caduta del saggio medio di profitto, che il sistema cerca, spingendo in avanti, cioè riaggregando, di risolvere attraverso quello. Il capitalismo nasce cosmopolita, quindi se nasce cosmopolita è anche internazionalista, e noi dobbiamo assolutamente presentare come una novità la faccenda che il capitalismo oggi globalizza il processo produttivo. Il problema è, ho finito, il capitalismo era, per il capitalismo era un fatto naturale, è sempre stato, prima ancora che sia capitalismo, ma del mercato libero del tutto, con la grande navigazione a vela, affermava la sua volontà di globalizzazione. Compagni, discutere con sentimento delle cose che abbiamo discusso è una gran bella cosa. Ripeto, e consentitemi questo termine che forse non è quello più adatto, con amore, benevolenza come possiamo discutere io e Cerenini. Ecco, riferisco la cosa, la faccio un riferimento al caro Cerenini, però ci dobbiamo anche porre, e finisco,
la domanda: con questa situazione e da questa situazione come andremo a finire? Quale strumento dobbiamo ricostruire? C'è per caso la necessità della ricostruzione di un partito di classe capace quantomeno di indicare gli obiettivi? O sarà possibile uscire attraverso i cosiddetti partiti democratici, che pare abbiano acquisito grosse capacità ormai a moltiplicarsi, rassomigliano tanto alle vecchie linee che attraverso la propaggine si cerca di mantenere, le propaggini si cerca di mantenere. Io ho finito, compagno, vi ringrazio e vi chiedo scusa, vi ringrazio per il gentile ascolto e vi chiedo scusa che vi ho rubato del tempo. Io do la parola a Pizzinato, che ci racconterà un po' come ha proceduto il sistema di alleanze e di mediazioni per arrivare a una legge che tenesse conto delle battaglie e delle lotte sui diritti. Desidero innanzitutto ringraziarvi, ringraziare gli organizzatori, l'Associazione Nazionale degli Scienziati per motivi politici e sindacali per avermi invitato a questo convegno, al fine di poter svolgere una riflessione, dare un contributo alla riflessione che è aperta, ormai mezzo secolo e passa, dalle battaglie che si sono state condotte per conquistare la giusta causa dei licenziamenti, le lotte che ci hanno consentito di conquistare lo statuto dei diritti dei lavoratori e contemporaneamente conquistare la legge 36 del 74, che innanzitutto, come è stato riferito, ha significato un risarcimento in primo luogo politico e morale nei confronti decine e decine di migliaia di militanti sindacali e politici, oltre che la ricostruzione delle posizioni previdenziali. Vorrei partire da una considerazione generale. I lavoratori italiani, come nessun altro paese europeo, sono stati protagonisti della lotta antifascista nel nostro paese e della lotta di liberazione, a partire dagli scioperi del marzo 1943-44, e protagonisti della lotta partigiana. Un ruolo questo è sempre necessario, io credo, sottolinearlo, che è stato sanzionato e implementato nella Costituzione della Repubblica del nostro Paese. Come sottolineava due anni fa il Presidente della Repubblica Ciampi, celebrando il 60° anniversario di quegli scioperi a Sesto San Giovanni, implementazione che si ha già nel primo articolo della Costituzione, nel momento in cui afferma che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Quindi un ruolo della classe operaria che è riconosciuto nella legge fondamentale del nostro Paese. È giusto sottolineare inoltre che, veniva già fatto da chi mi ha preceduto, come i lavoratori, la classe operaia, il movimento sindacale del nostro paese hanno dato un contributo che è stato decisivo nella ricostruzione economica del paese, nella costruzione della democrazia. Fondamentale è stato il ruolo nel referendum sulla monarchia nel far vincere la Repubblica e poi il sostegno alla Costituente, che ha elaborato e approvato nel 46-47 la Costituzione
repubblicana, approvata in un momento difficile, fine 1946, è entrata in vigore il 1 gennaio del 1948. È bene sottolineare questo perché la situazione cambia, a mio parere, radicalmente con la costituzione del quarto governo De Gasperi nel maggio del 1947, quando l'onorevole Mario Scelba, che era una delle figure di destra all'interno della Democrazia Cristiana, passa da ministro delle poste a ministro degli interni, con tutto quel che significa, e successivamente all'inizio del 48, quando ministro della difesa diventa l'onorevole Pacciardi. È giusto sottolineare questo perché qui sia un passaggio chiave della storia del nostro paese e che ha un rapporto stretto con i licenziamenti di rappresaglia, con le discriminazioni e con le lotte che hanno seguito. Il quarto governo De Gasperi significa la rottura dell'unità nazionale, dell'unità antifascista. Significa che con quei due ministri nei posti chiave dell'interno e della difesa inizia la discriminazione politica nei confronti degli ex partigiani, incomincia l'espulsione dei corpi di polizia, della pubblica sicurezza, dai corpi militari, in particolare dall'esercito. Credo che emblematico da questo punto di vista fu l'allontanamento da parte del ministro Scelba, ministro dell'interno Scelba, l'11 novembre del 1947, del prefetto della Liberazione Troilo dalla prefettura di Milano. Quindi si ha con questo passaggio la fine del dopoguerra che vede le forze antifasciste e democratiche unite e con un mutamento profondo. Il 48, la sconfitta del Fronte Popolare, la vittoria della Democrazia Cristiana con la maggioranza assoluta, il 18 aprile, nell'autunno di quell'anno, si ha la rottura dell'unità sindacale che era stata realizzata con il patto di Roma del 1944 e che verrà poi la Costituzione della CISL e della UIL. Le discriminazioni assumono anche un altro carattere, è giusto ricordarlo, e cioè abbiamo non solo l'allontanamento dai prefetti, dalle forze di polizia, degli ex partigiani, di coloro che avevano combattuto con l'esercito di liberazione o in degrado rispetto ai livelli che avevano raggiunto, ma si hanno anche rappresaglie e che aumentano mese dopo mese e che hanno anche altre caratteristiche. E cioè, in altre parole, nelle diverse realtà del paese, sia non solo i licenziamenti individuali e collettivi senza giustificato motivo, ma unicamente quali rappresaglie e discriminazioni per motivi politico e sindacali, fino, come veniva prima ricordato da Bianchi, con la creazione di veri e propri reparti continui. A Torino, vicina Rossa, alla FAG di Sesto San Giovanni, e potremmo a lungo elencare i molti reparti confini. Quando si parla di reparti confini bisogna ricordarlo alle giovani generazioni, che significava che si veniva allontanati da posti qualificati dove si esercitava la propria professione in relazione alle capacità, alla professionalità, unicamente perché si era attivisti sindacali, perché si era componente di commissione interna, perché si era attivisti politici, e relegati in reparti non solo dequalificati dal punto di vista professionale, ma in molti casi senza esercitare nessuna attività. Ricordo un tecnico della FAI,
parte che prima di essere portato nel reparto confino gli si faceva, gli dava un pacco di giornali, al mattino si diceva segna con la matita rosso blu queste parole. Da tecnico della fabbrica arrivo umiliato in queste condizioni. Quindi assumono discriminazioni, carattere diverso, da licenziamento all'allontanamento al degrado. Anche qui per fare un esempio, il comandante dell'aeroporto di Roma, che viene declassato semplicemente a essere da comandante, da capo dell'aeroporto, a dirigente della manutenzione dei mezzi di trasporto. Abbiamo un nuovo fenomeno, vi è un altro passaggio che non possiamo dimenticare, che è molto significativo nella storia sindacale e politica del nostro paese. Nel 1953, dopo il primo accordo separato di carattere interconfederale che viene sottoscritto da CISL e UIL, dopo mesi di trattativa unitaria e dopo che si era realizzato lo sciopero generale unitario in tutta Italia, per conquistare il conglobamento della scala mobile della contingenza nelle retribuzioni e su questa base avviare la ridefinizione delle retribuzioni non solo a livello di ogni categoria ma negli stabilimenti, anche la contrattazione a livello aziendale subisce le discriminazioni, il carattere antisindacale. Dopo quell'accordo, in fabbrica, negli uffici, i componenti della commissione interna della CGIL, anche se sono maggioranza, anche se hanno ottenuto i voti della maggioranza dei lavoratori, non vengono più convocati alle trattative per l'attuazione di quell'accordo interconfederale. Ricordo a questo riguardo la mia esperienza personale, ero appena stato eletto in commissione interna alla Borretti di Milano, fummo ricevuti dalla direzione generale per il riconoscimento, tanti complimenti perché avevamo ottenuto tanti voti e quindi si complimentavano con noi, ma dalla settimana successiva la maggioranza dei componenti della commissione interna non aveva più il diritto, secondo la direzione, secondo la Confindustria, di partecipare al tavolo delle trattative. In altre parole, si escludeva dalla trattativa chi rappresentava la maggioranza. Ricordo a questo riguardo un episodio che contemporaneamente a questo la direzione sospese due operai che erano stati protagonisti degli scioperi del 43-44, che erano poi stati combattenti partigiani, prima li trasferiscono in un altro reparto e gli affidano una mansione inferiore a quella loro tradizionale, ma poi li sospende dal lavoro, non gli consente più di mettere piedi in fabbrica. Quando si protesta rispondono, ma che volete? Non li facciamo lavorare, gli paghiamo lo stipendio, restano a casa, possono riposarsi. Quindi abbiamo forme di discriminazione di diversa natura, ma che colpiscono al cuore l'assetto fondamentale della anche della contrattazione sindacale e della tutela dei lavoratori. Ebbene, a questo riguardo, che sia in aperta violazione con gli articoli 3, 24, 35 e 38 della Costituzione, che a partire quindi dalla fine del 1947 e fino al 31 agosto del 1966, quando venne approvata la legge 604 che poneva fine al licenziamento ad nutum,
per un cenno furono licenziati decine, centinaia di migliaia di lavoratori. In altre parole, sia quel primo passaggio, dopo qualche anno, grazie alla svolta e alle lotte dell'autunno caldo del 1969, finalmente nel maggio del 1970 conquistiamo lo Statuto dei diritti dei lavoratori. A quel punto si è determinato una svolta. A quel punto si apre, come veniva prima ricordato da chi mi ha preceduto, a partire da Cerenini, inizia quell'iniziativa che portò alla conquista della, se non altro, del risarcimento morale, oltre che previdenziale dei lavoratori. Il merito di questa iniziativa è doveroso sottolinearlo oggi che siamo qui in questo convegno, parte dal comitato, dall'associazione dei licenziati per rappresaglia politico-sindacale che si era costituita da lui e di cui Bianchi è uno dei protagonisti. Si ha un primo passaggio, veniva riaccennato adesso dal compagno di Catanzaro, quando in un confronto serrato in Parlamento si riesce a prevedere il riconoscimento per coloro che non avevano avuto riconfermato l'occupazione presso le Ferrovie dello Stato o presso altri enti, ma contemporaneamente il governo, anche se accoglie un ordine del giorno al Senato, siamo negli anni 70, che dice che estenderà queste norme anche ai lavoratori del pubblico impiego, non si riuscirà a determinare questa estensione. La battaglia è lunga. Ricordo che nel contempo le discriminazioni assumevano un carattere vergognoso, per usare un'espressione ancora gentile rispetto al tipo di rapporto. Permettetemi di ricordare fra i tanti due episodi. Mi ricordo quando la direzione dell'Innocenti di Lambrate allontanò, o meglio disse che trasferiva perché aveva bisogno delle sue capacità, il tecnico che aveva progettato la famosa Lambretta, e come soluzione lo trasferiva in Sicilia all'ufficio vendite della stessa Innocenti. Oppure ricordo un altro episodio, quelli che sono qui in sala molti lo ricorderanno, quando il genero della Geloso si mise a sparare dalla finestra alla manifestazione di operai che protestava contro i licenziamenti. Eravamo nel 1962, è vero che sono passati più di 40 anni, ma tutti i componenti della commissione interna furono licenziati. In qualche caso qualcuno di questi ha avuto un riconoscimento dopo l'ultima riapertura, proprio negli scorsi, negli ultimi anni. Quindi noi siamo in presenza. Io vorrei sottolineare un aspetto. Prima si è richiamato la storia della democrazia negli ultimi secoli. Io vorrei sottolineare un altro aspetto. Noi siamo in presenza, in quegli anni, in quei due decenni, che i protagonisti delle lotte per la riconquista della libertà e della democrazia nel nostro paese, per la conquista della Costituzione repubblicana, che implementa nei suoi articoli i valori della resistenza, venivano, erano coloro che erano esclusi di beneficiare di questi diritti. In altre parole, dei diritti democratici, sociali, del lavoro, che erano riconosciuti nella Costituzione. In altre parole, che cosa abbiamo avuto in quei due decenni? Che
la Repubblica Italiana fondata sul lavoro escludeva dal territorio nazionale le fabbriche. Quando si arrivava al cancello delle fabbriche o degli uffici era vietato l'ingresso al suo interno dei diritti democratici, dei diritti sindacali, dei diritti politici. Ecco quindi la battaglia. È a fronte di questa realtà che la CGIL in quegli anni unisce due momenti della sua iniziativa. Da un lato dispiega la sua azione per lo sviluppo del paese, per lo sviluppo dell'occupazione, la battaglia per la riforma agraria, la battaglia per il piano del lavoro, anni 50, gli scioperi alla rovescia nelle campagne o nelle fabbriche, basta ricordare a questo riguardo le reggiane, siamo in Emilia, e nel contempo la battaglia per realizzare i contratti nazionali di lavoro. Non dimentichiamo che la Piovo conquista il suo primo contratto solo nel 1954, i metalmeccanici conquistano il primo contratto nazionale dopo la liberazione, 10 anni dopo, e nel contempo anche inizia a sviluppare, facendo tesoro delle discriminazioni che erano state compiute dopo l'accordo separato sul comprovamento, della contrattazione aziendale, sia un momento molto alto, come con la lotta degli elettromeccanici e il Natale in piazza del Duomo a Milano. In altre parole, assieme a questo, la CGIL pone con forza, a partire dal congresso di Napoli, l'obiettivo di realizzare la giusta causa dei licenziamenti e contemporaneamente lo statuto dei diritti dei lavoratori, cioè portare la Costituzione in fabbrica. Sono obiettivi che si riesce a conquistare solo nella seconda metà degli anni 60 sino al maggio del 1970 con lo Statuto dei diritti dei lavoratori. È partendo da questi risultati. Mi scuso se l'ho fatta un po' lunga, forse con qualche ripetizione, ma è giusto sottolineare quali sono stati i passaggi, gli elementi fondamentali di questa battaglia, che sia via in Parlamento la battaglia per conquistare prima il risultato sugli ex dipendenti degli enti pubblici, fondamentalmente Ferrovie dello Stato e Cantieri Navali, il riconoscimento della ricostruzione delle posizioni previdenziali. Siamo questo nel marzo del 1971. L'iniziativa che dura per due legislature, porta poi nel febbraio del 74 a conquistare la legge 36 che prevedeva appunto la ricostruzione delle posizioni previdenziali dei lavoratori licenziati per motivi politico-sindacali e religiosi. In altre parole, finalmente si ha l'atto di giustizia nei confronti di chi è stato protagonista della costruzione, o meglio, prima della riconquista della libertà e della democrazia, poi della costruzione della democrazia nel nostro paese, dell'insediamento e del radicamento del sindacato nei luoghi di lavoro e la battaglia per avere il potere di contrattazione all'interno dell'azienda. Sono migliaia le domande, sono oltre 18.000 coloro che hanno finalmente riconosciuto questo diritto. Però vi è un dato, io vorrei ancora richiamarlo. Molti di coloro che furono licenziati dalle fabbriche
cacciati dalla polizia perché ex partigiani, cacciati dalle pubbliche amministrazioni, licenziati perché erano militanti o attivisti politico o sindacale, avevano un marchio, non trovavano più occupazione nel nostro paese. Migliaia e migliaia di essi non hanno una sola che un'alternativa per poter vivere onestamente come hanno fatto in tutta la loro vita, emigrare all'estero per trovare un'occupazione. Questa condizione non consente a loro, non avendo le necessarie informazioni, di fare le domande. E quindi abbiamo decine e decine di migliaia di ex licenziati per rappresaglia che non hanno potuto, nei termini di 2 anni stabiliti dalla legge 36, di presentare la domanda. Nel 1977, con la legge 4, e poi nel 79, con la legge 648, si riaprono i termini e migliaia di coloro che non avevano potuto presentano le domande e oltre 8.000 sono riconosciuti. Siamo attorno ai 23-24.000 coloro che sono riconosciuti. Ma anche tale riapertura dei termini non ha consentito a tutti di essere riconosciuti. Si comincia una nuova battaglia. Io vorrei sottolinearlo anche in riferimento a che cosa fare dopo il 10 di aprile. Lo sottolineo perché ho seguito le vicende prima con responsabilità sindacale e poi in Parlamento come prima ricordava il compagno senatore Pasquini. E cioè, sin dal 1992 noi ripresentiamo all'undicesima legislatura, presentiamo la proposta di riapertura dei termini. Si arriva alla conclusione dicendo che non vi sono disponibilità finanziarie. Si rifà nella 12ª legislatura. Solo alla 13ª legislatura, nel momento in cui il centro-sinistra vince le elezioni e si governa il paese, si riesce a definire la riapertura dei termini che consentono nuovamente a migliaia di coloro che non avevano potuto precedentemente presentare la domanda o che erano stati respinti perché non vi era sufficiente documentazione, presentare le domande e averne accolto e riconosciuto il loro diritto a un risarcimento. Abbiamo, e è un quinto aspetto, ma in tutti questi decenni non si riesce, benché il governo si fosse impegnato sin dal 1971, con il voto che vi era stato sull'ordine del giorno al Senato a farlo, a definire il riconoscimento di questi diritti a coloro che erano stati allontanati per rappresaglia politica, antisindacale e contro i combattenti della Resistenza, dalle forze di polizia, dall'esercito, dalle pubbliche amministrazioni. Sottolineo questo perché solo nel febbraio 2001, 2 mesi prima che si vada nuovamente alle elezioni, si riesce ad approvare una legge che è frutto di una lunga mediazione, anche trasversale, che riconosce finalmente il diritto al risarcimento per gli ex licenziati dei pubblici dipendenti. Sottolineo questo perché oltre 1 migliaio sono state le domande presentate, benché fosse trascorso più di mezzo secolo, 50 anni da quando erano avvenuti i licenziamenti. Ma malgrado questo non tutti ancora hanno visto risolto il problema. Ci sono centinaia di domande che ancora non sono state risolte. Io voglio sottolineare che la legge 30 del 2001, pur con i ritardi di mezzo secolo,
e coi limiti della stessa, con questa legge si sia finalmente non solo reso giustizia agli ex dipendenti licenziati dallo Stato, ma che contemporaneamente con questa legge lo Stato, le istituzioni pubbliche hanno di fatto riconosciuto di aver violato i diritti costituzionali, i diritti del lavoro nei confronti dei propri dipendenti. E cioè non vi è solo un risarcimento, ma vi è il riconoscimento che la Repubblica fondata, che i governi, le istituzioni della Repubblica fondata sul lavoro avevano violato le regole e i diritti nei confronti in primo luogo di coloro che avevano consentito con i loro sacrifici, con le loro lotte di costruire un paese democratico e le regole democratiche nel nostro paese. Io ritengo, ne approfitto che c'è qui il segretario della CGIL di questo territorio, ho visto prima anche il segretario nazionale Nerozzi, quest'anno si celebrano i 100 anni della CGIL, i 100 anni del sindacato confederale, tanta storia del nostro paese. Io credo che tanta parte di questa storia del sindacato confederale si deve anche alle migliaia e migliaia di licenziati per rappresaglia politico-sindacale che con il loro agire, con il loro operare, con i loro sacrifici hanno consentito di radicarsi nei luoghi di lavoro pubblici e privati del sindacato, hanno consentito con la loro azione di porre fine alle discriminazioni e di far vivere finalmente, a partire dagli anni 70, i diritti costituzionali nei luoghi di lavoro. Ebbene, come abbiamo visto anche stamattina, sono decine e decine le pubblicazioni realizzate nelle diverse realtà del nostro paese su questa storia, sulle lotte, i sacrifici e i risultati. Io mi permetto qui di proporre che sarebbe necessario, in occasione del centenario della CGIL, che la CGIL nazionale, assieme alla Fondazione Di Vittorio, che è fra i promotori di questo convegno, nei prossimi mesi operi perché si dia vita a una pubblicazione che faccia la storia nazionale di queste lotte, dei sacrifici e di coloro che con modestia ma con determinazione hanno consentito di realizzare questa svolta nel nostro paese. Senato si è ripresentata la proposta di riaprire i termini per la presentazione di domande per un semestre. Si è fatto partendo in particolare dalla situazione che si ha in Toscana, dove sono migliaia di lavoratori ancora negli anni più vicini alla conquista dello Statuto dei diritti dei lavoratori e anche dopo che era stata approvata la legge che superava i licenziamenti ad nudo, si sono determinati rappresaglie, licenziamenti. Sono fra coloro che non hanno avuto ancora la possibilità di vedere accolte le loro domande. Dobbiamo compiere una scelta. Siamo alla vigilia del 9-10 aprile, con il 28 di aprile sarà insediato il nuovo Parlamento. Io credo che sia opportuno ripresentare la proposta di legge, perché con lo scioglimento del Parlamento la proposta che abbiamo presentato è scaduta, però deve essere definita in modo che si concluda definitivamente,
cioè avere una riapertura sia per i privati che per il pubblico, in modo che si concluda positivamente l'insieme di questa vicenda. I dati, le storie delle migliaia di licenziati per rappresaglia politico-sindacale sono tanta parte della storia della democrazia, delle conquiste sociali e del lavoro nel nostro paese. Siamo alla vigilia di tre scadenze: il 9 e 10 aprile le elezioni per il rinnovo del Parlamento, subito dopo il nuovo Parlamento dovrà eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, a distanza di qualche settimana si andrà alle elezioni e si deciderà chi amministrerà le principali città del nostro paese, a partire da Milano, Roma, Napoli e assieme ad altre migliaia di comuni e province, e successivamente avremo le elezioni, o meglio, avremo lo svolgimento del referendum per cancellare quella vergogna della cosiddetta devolution che distrugge i valori fondamentali della parità dei diritti a partire dalla scuola e della sanità nella Costituzione. Arriviamo a queste scadenze avendo alle spalle, come ricordava prima Pasquini, l'attacco all'articolo 18, la precarizzazione del lavoro. Io vivo a Milano, non ricordo una situazione come quella attuale, credo che sia emblematica. Il 75% degli avviati al lavoro nel 2005 sono precari, hanno lavorato mediamente 81 giorni, 75%. Nel 2004 erano il 62%. Fondamentalmente significa che oltre il 95% dei giovani fra i 18 e i 35 anni sono precari, un'intera generazione che viene massacrata socialmente, cosa che avevamo superato con la conquista dello Statuto dei lavoratori, la giusta causa. Siamo di fronte a queste scadenze e avendo alle spalle questi fatti, bisogna che compiamo una svolta, bisogna mandare a casa chi ha determinato questa situazione negli ultimi 5 anni, rilanciare il Paese, far vivere i valori per i quali decine di migliaia di operai, di impiegati, di poliziotti, di carabinieri, di soldati si sono battuti per far vivere la democrazia nei luoghi di lavoro, nelle pubbliche amministrazioni, nei corpi della polizia e dell'esercito dello Stato. Come si fa? Dando una maggioranza diversa, cambiando il governo, si fa cancellando la destrutturazione, la distruzione della Costituzione, votando no al prossimo referendum. Io credo che questo sia il modo concreto per far vivere la nostra esperienza. Compete a noi che non siamo giovani far vivere questi valori alle nuove generazioni in modo che ci sia un salto di qualità. Più complessivamente per il Paese, per noi, per le future generazioni. Grazie per l'attenzione. Adesso a Giuseppe Gregori, che ci rappresenta la situazione che è stata accennata anche da Pizzinato della questione toscana. Buongiorno a tutti, grazie di aver organizzato questa iniziativa e di averci dato l'opportunità di intervenire. Io rappresento Per il Lavoro e la Democrazia, che è un'associazione costituita a Prato, in Toscana, con il contributo dei compagni lavoratori che, avendo ottenuto i benefici della legge 36 nella riapertura del 99, hanno voluto costituire appunto un'associazione che avesse per scopo quello di raccogliere documenti
attentamente studiare la storia del movimento dei lavoratori nella nostra provincia, dei flussi economici, della realtà sociale della nostra area. Abbiamo allo scopo realizzato anche convenzioni con l'Università di Firenze, in modo che con i nostri fondi finanziamo le ricerche e aiutiamo i giovani a pubblicarle. La nostra è una realtà prevalentemente tessile. L'industria di cui si tratta è l'industria tessile. Molti lo sapranno, Prato è stato nell'ultimo mezzo secolo del XX, è stato il più grande polo industriale tessile del mondo, con un'organizzazione particolare, quella del distretto marcialiano, che è oggetto di studio, di ricerca e di approfondimento da parte di ricercatori di tutto il mondo. Naturalmente anche noi siamo orgogliosi di questa città, che a sud di Bologna è ancora il più grande polo industriale del nostro paese, con 40.000 addetti e con un fatturato che ancora oggi supera i 5 miliardi di euro, quindi siamo ancora in una grande area industriale. Tuttavia, nel periodo che va a cavallo tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50, quella realtà industriale ha avuto una straordinaria trasformazione, con la chiusura e lo smantellamento di tutte le fabbriche a ciclo completo e con la nascita appunto del distretto fatto di lavorazioni esternalizzate, di lavoratori terzisti che garantivano flessibilità, capacità di innovazione, qualità, ma purtroppo garantivano pochi diritti ai diretti interessati. La fase di decentramento, che è durata circa 5 anni, dal 49 al 54, si è materializzata nell'espulsione dalle fabbriche di migliaia di lavoratori, a cominciare dai tessitori, per finire con i filatori e altri tipi di attività, e di costringere questi lavoratori, se volevano portare a casa uno stipendio, non a emigrare per fortuna, ma a diventare lavoratori in conto terzi, cioè a comprare i macchinari a sconto lavoro dagli imprenditori e a naturalmente autosfruttarsi, perché dovevano contemporaneamente mantenere sé la famiglia, pagare l'energia elettrica, pagare il debito con l'imprenditore che gli aveva dato la macchina a sconto lavoro, pagarsi l'assistenza sanitaria, e non avanzava nulla per accantonare per la previdenza, come appare logico. Peraltro, fino al 59, cioè fino a che non fu approvata la legge quadro sull'artigianato, quei lavoratori non avevano nessun tipo di assicurazione previdenziale, perché la figura del lavoratore in conto terzi era sconosciuta e non normata dall'ordinamento della Repubblica. Quindi noi abbiamo avuto in quegli anni tra i 10 e i 12 mila licenziamenti, espulsioni dalle fabbriche, la stragrande maggioranza dei quali sono diventati lavoratori conto terzi. Molti di loro, quando sono andati in pensione, non avevano maturato la minima e quindi si ritrovavano la pensione al minimo integrato. Quella nella nostra area è diventata una battaglia importantissima, quella di far applicare la legge 36, che nella prima uscita, quella del 74, fu quasi sconosciuta. Poi siamo stati artefici della riapertura del 79 e soprattutto siamo stati la testa di ponte, diciamo l'avanguardia, che ha portato alla riapertura del 99. Antonio Pizzinato, che è qua accanto a me, ci ha dato una grossa mano, insieme a altri compagni che in Parlamento hanno sostenuto questa battaglia. Ne voglio ricordare uno solo, perché non è più tra noi, il compagno Novello Ballanti, che è stato anche segretario della Camera del Lavoro di Firenze, che si
si era battuto a lungo per la riapertura di questa legge, e io credo che meriti di essere qui ricordato. Ora, noi abbiamo bisogno di un ulteriore passo avanti, lo diceva Pizzinato prima. La frammentazione del nostro sistema produttivo, il fatto che i lavoratori licenziati e discriminati si siano persi in mille rivoli, non è che si siano riuniti in gruppi, si sono persi in mille rivoli, considerate che noi abbiamo 8.000 imprese nella nostra area e quindi è stato difficile organizzarli, si sono dovuti contattare uno per uno, quindi molti sono restati fuori anche con la riapertura del 99, non hanno potuto far valere i loro diritti, sono restati fuori e quindi noi abbiamo bisogno di una ulteriore riapertura. Noi affronteremo questo scontro e questa ulteriore battaglia, io vi immagino già che non sarà facile perché le resistenze saranno molte, la situazione economica del nostro paese è quella che è e quindi noi sappiamo benissimo che ci saranno delle difficoltà. Noi affronteremo questa battaglia con lo spirito che abbiamo affrontato tante altre battaglie. Io voglio solo ricordare che pure in momenti di grande difficoltà, negli anni 50, il Movimento Operaio di Prato dette un contributo fondamentale alla legge che portò alla parità salariale tra lavoratrici e lavoratori tessili. Così come, sotto l'impulso di Pizzinato, negli anni 80 noi avevamo dato un grande impulso, forse fondamentale, per la legge 108, che non a caso a Roma chiamano la legge di Prato, cioè la legge che in qualche modo regolamenta, se non come lo statuto, ma in maniera più civile di quanto non avvenisse prima, regolamenta i licenziamenti nelle piccole imprese industriali, costringendo i datori di lavoro a motivare e comunque prevedendo un risarcimento in caso di licenziamento illegittimo. Ecco, con questo spirito, con questa tenacia che ci ha sempre caratterizzato, io chiedo che questa Assemblea ancora oggi approvi un ordine del giorno che io consegno alla Presidenza, in cui si auspica quanto ha auspicato Antonio Pizzinato nella sua conclusione, cioè che nella nuova legislatura tra le prime proposte di legge si presenti quella che riapre i termini della legge 36 e, d'accordo con Pizzinato, possiamo tranquillamente aggiungere anche la legge 30 per i pubblici dipendenti. Grazie. Ecco, io darei due minuti per un saluto dai compagni di Genova, un passalacqua, sì, bene. Cari compagni di Bologna, vi ringrazio tanto per aver organizzato questo convegno che ci permette di rievocare e far conoscere meglio quella che fu la seconda resistenza, perché la prima non l'abbiamo fatta, abbiamo fatto anche la seconda, delle nostre generazioni che tutti abbiamo vissuto contro lo scempismo e il padronato di ieri. Resistenza che è costata la vita, e vorrei ricordarlo qui, a decine e decine di contadini e operai ammazzati sulle piazze d'Italia perché volevano affermare il diritto al lavoro e per far avanzare la democrazia. Le discriminazioni che tutti noi abbiamo subito in quel periodo, con la cacciata dalle fabbriche, con licenziamenti squisitamente politici, perché inseriti alla CGIL Fiom, ma soprattutto perché eravamo di sinistra, che si battevano per i diritti. Socialisti e comunisti solo per la difesa della Repubblica e a far conoscere la democrazia conquistata con la resistenza sconfiggendo i nazifascisti. Cari compagni, queste sono memorie che non devono disperdersi. I giovani e i meno giovani devono sapere ciò che l'Italia fu
in quegli anni, adoperarsi affinché mai più si possano ripetere queste esperienze. I partiti, specialmente quelli di sinistra, che su questo argomento ci sarebbe da aprire un capitolo. Chi vi parla è un compagno iscritto al PCI dal 44, PDS e DS. Sono leggermente addolorato perché ho la fortuna di avere 78 anni e di essere vivo. I più tanti miei compagni non esistono più, sono morti. La mia fabbrica, reparto confine, come diceva il compagno Pizzinato, a Genova, la SIAC, oggi dal Sindar, ha fatto un reparto confine e ha mandato là gli operai. Eravamo 84 lavoratori licenziati per motivi politici riconosciuti nel febbraio 76 dalla legge 36. Queste cose, credo, sono ancora un militante del DS, bisognerebbe fare in modo perché è un bagaglio culturale storico che non deve essere disperso. È una cosa che per i giovani ha un grande significato e credo di poter dire, mi scuso con qualche compagno del DS se qui è presente come dirigente dei DS, credo che anche il DS, il problema dei vecchi compagni, specialmente di tutti noi che poi abbiamo pagato quei licenziamenti politici, è un problema che si è un po' trascurato. E questo lo noto. Parliamo di memoria credo di poter dire. La memoria, se c'è ancora la fortuna di avere dei compagni in vita, dobbiamo non premiarli, non dare le cose, però questo senso non lo do. E per quello che vi ringrazio e sono veramente felice di essere venuto a Bologna da Genova, che avete organizzato questo meraviglioso incontro, semplice, però qui ci siamo, qui c'è un pezzo di storia dell'Italia, qui non viene l'Italia. Qui c'è un pezzo di storia dell'Italia e questa è una cosa che mi fa piacere, che ho visto anche da alcuni giovani, è una cosa troppo importante in questo momento particolare. Finisco nel dirvi, la politica, voi altri avete avuto, avete un vostro cittadino che si chiama Casini, presidente della Camera, che qualche mese fa ha scritto, intervistato da Repubblica, che i comunisti dovrebbero farsi perdonare e dovrebbero vergognarsi. Ma vorrei chiedere al Presidente della Camera di Bologna di che cosa deve discolparsi una persona della mia generazione, sono nato nel 27, che ha creduto e militato nel Partito Comunista Italiano. Citerò la mia esperienza personale solo perché credo sia quella simile a quella di migliaia di compagni. Ho preso la testa nel 44, sono stato partigiano nella guerra di liberazione, che mi è sempre e tendo a dimenticarlo, è stato l'atto fondante della nostra Costituzione. Nel dopoguerra ho continuato l'attività politica, mandato via dalla polizia partigiana, entrato in una grande fabbrica, licenziato per motivi politici, ho fatto il sindaco di un piccolo paese nell'entroterra genovese. Di che cosa devo vergognarmi? Se avete modo di incontrarlo qui per Bologna nelle vie, di che cosa deve vergognarsi un comunista? Di che cosa? Allora, dulcis in fundo, volevo dire questo. Tu che vivi nei salotti, mi chiamano oggi, di Roma qualche volta, o che vai da quelle parti, puoi pregare un attimo i compagni dirigenti dell'IS che quando Berlusconi e altri offendono, manomettono la storia,
parlano del comunismo nel senso che tutti conosciamo, ma è possibile non dire apertamente in televisione il contributo determinante dato dai comunisti italiani, prima con la galera, sotto il fascismo, nella resistenza, dopo la resistenza, dal 45 in poi. Abbiamo difeso la democrazia. Abbiamo ascoltato la democrazia. Io non lo so, l'avrete fatto anche voi altri a Bologna. Noi comunisti di Genova, delle fabbriche, alla sera, bisogna dirlo a Berlusconi, pizzinato, alla sera quando si finiva il lavoro dalla fabbrica si andava nel centro storico a togliere le macerie dei bombardamenti del 44. Questo facevano i comunisti e altri, ma la maggioranza eravamo compagni. Ecco perché siamo arrivati ai licenziamenti che hanno fatto i reparti confini. Per concludere, vorrei dire a chi ha delle responsabilità politiche e anche sindacali di parlare un pochettino più chiaro della storia italiana del Novecento e anche adesso fino a ieri, perché mi sembra questa impressione che quasi quasi si è intemoriti perché non si vuole parlare di ciò che i comunisti hanno fatto nella resistenza, dopo la resistenza e quello che hanno fatto fino, per me, alla Bolognina, per capirsi. E allora dovremmo essere, dico la parola, orgogliosi e difendere ciò che abbiamo fatto. Non possono sempre comunismo, bolscevismo, abbiamo avuto grandi delusioni dalle democrazie popolari, dall'Unione Sovietica, lo capiamo benissimo, hanno commesso degli errori e forse anche degli orrori, ma i comunisti italiani siamo noi. E quello che abbiamo dato a questa Repubblica credo che sia qualcosa, insieme ad altri, di importante. Grazie compagni di Bologna. Felice e contento perché il pensiero mio va indietro nel tempo, quando eravamo giovani che si lottava contro i fascisti e contro Scelba. Io adesso passo la parola a Loggi e mi piace dire che comincio con il segretario generale della FIOM di Bologna, Papignani. Io intanto ringrazio i compagni di un dibattito molto più vivace di quello che a volte facciamo noi nelle nostre riunioni sindacali. Ma li ringrazio dal profondo del cuore per quello che hanno fatto e perché ci ricordano l'origine dei diritti dei lavoratori. In un momento dove a volte effettivamente viene meno questo rapporto fra diritti e lotte, quello che abbiamo oggi e come sono state conquistate. A Bologna in quel periodo che ricordavano i compagni sono state messe fuori migliaia di lavoratori, che lottavano per il posto di lavoro, che si dividevano fra la battaglia contro il fascismo e per il lavoro e per i loro diritti. E in quelle lotte i protagonisti principali, o fra i protagonisti principali, furono proprio i metalmeccanici, che furono fra l'altro colpiti duramente in aziende come la Ducati, come la Calzoni, come la Cortisa,
E quindi io credo che quello che abbiamo discusso questa mattina, quello che abbiamo sentito, questo contributo che viene fuori da questa riunione deve essere difeso e deve essere trasmesso all'interno dei luoghi di lavoro e all'interno delle scuole, che ahimè non se ne fa. Deve essere trasmesso perché oggi siamo di fronte a una situazione che veniva ricordata da molti interventi di difficoltà. Speriamo effettivamente che la situazione cambi, però abbiamo in atto ancora un attacco alle fondamenta di quelle battaglie che è la nostra Costituzione, e noi abbiamo cercato come Fion di Bologna di far rivivere quelle lotte, quel rapporto fra conquiste, lotte e diritti anche di quel periodo, costruendo un video con i licenziati per rappresaglia. Abbiamo discusso, diffuso e continueremo a farlo il bel libro di Attizzani sulla Costituzione negata nelle fabbriche. Abbiamo prodotto altro materiale che riporta quei momenti perché pensiamo che facciano bene a risolvere anche i problemi di oggi. Quindi da questo punto di vista credo che noi anche la discussione di questa mattina ne faremo patrimonio, perché pensiamo che anche nella formazione dei giovani delegati della FIOM il pezzo della storia, della nostra origine sia oggi importante per capire la situazione in cui ci troviamo. Ovviamente abbiamo vissuto 5 anni disastrosi, non solo per il Paese, l'attacco all'articolo 18 e quindi alle conquiste che i compagni hanno fatto. Abbiamo tenuto, ci siamo mobilitati, oggi ci siamo ancora e siamo in grado di lottare. E questo avviene da questo esempio di compagni che hanno fatto conquiste importanti e mentre ce le raccontano stanno facendo ancora i sindacalisti, lottando per aver riconosciuti i loro diritti, perché non ci raccontano solo una lotta ieri, ma ci raccontano una lotta che loro stessi continuano a fare. E questo credo che deve servire d'esempio. È evidente, dicevo, che abbiamo retto uno scontro terribile rispetto all'attacco che è stato fatto sui diritti, però abbiamo pagato anche dei prezzi. Adesso rispetto all'attualità non voglio riprendere temi di un tipico convegno sindacale, quelle delle trasformazioni, della globalizzazione, del mondo che cambia. Io credo che in particolare i padroni, scusatemi se li chiamo così ancora, perché a volte si chiamano i convegni in modo più gentile, abbiano da sempre il solito obiettivo, quello di ridimensionare o cercare di far fuori i sindacati. Io credo che in questi anni loro spesso abbiano rinunciato perfino al compito principale di fare i padroni o gli imprenditori non i padroni, per eliminare appunto il sindacato nei luoghi di lavoro, perché a questo serve la frammentazione nei luoghi di lavoro. E allora io credo che in questi anni dove abbiamo subito processi di riorganizzazione, di crisi, guardate, a volte pensate, a volte venute, perché se allora c'è stata una rappresaglia che non ha paragoni con la situazione di oggi. Però in questi anni abbiamo vissuto, ed è l'unico termine che mi viene, so che non è appropriato, una rappresaglia lussuosa attraverso i processi di mobilità che avevano lo scopo prioritariamente di mettere fuori dalle fabbriche i lavoratori più sindacalizzati, i militanti sindacali, per sostituirli con lavoratori precari, per sostituirli con lavoratori che ovviamente non godevano di nessun diritto. E allora proprio sulla precarietà, a partire proprio dalla precarietà,
che non solo offende la dignità dei giovani, dei lavoratori, non gli dà un futuro, non gli permette di programmare la propria vita. Ma attenzione, prima di tutto scattano due meccanismi: non gli permette di organizzarsi nei luoghi di lavoro per difendere i loro diritti. E quindi la precarietà è uno strumento prevalentemente contro i diritti dei lavoratori, ma contro il sindacato. E guardate che nelle nuove forme organizzative non c'è bisogno neanche del controllo come c'era un tempo, perché un lavoratore in linea di montaggio alla Ducati non deve aspettare il capo che gli dica quanto pezzi fare, o li fa, oppure sa che il mese dopo non sarà confermato con un contratto interinale o con un contratto a tempo determinato. E io quindi credo che in questa situazione, dove il sindacato è un sindacato come la Fiocca, che in qualche modo diritti e democrazia è quello che in qualche modo gli hanno permesso di tenere, di fare anche ultimamente, di rinnovare un contratto nazionale così difficile. Un sindacato come la FIOM, che tiene alla sua indipendenza e che quindi, se volete, non indica partiti politici. Io credo però che un sindacato come il nostro una cosa deve dirla: dobbiamo lavorare, impegnarci tutti perché Berlusconi se ne vada, perché se non abbiamo di per sé governi amici, ma dobbiamo stare nel merito sulla base di quello che fanno, sicuramente un nemico l'abbiamo, ed è Berlusconi e i suoi amici. Credo che il centro-sinistra, e spero che a presto governi, credo però che deve capire che deve dare dei segnali, non di modifica, perché sono persone migliori delle altre di quello che è stato fatto, ma devono essere segnali radicali di cambiamento rispetto alla legge Moratti e rispetto alla legge 30. Sulla legge 30 non possiamo avere ambiguità, non possiamo dire che va modificata, che vanno aggiunte delle cose, che vanno aggiunte dei puntelli perché non sia utilizzata come avviene oggi dai padroni. Io credo che la legge 30 è un pezzo di quelli che va cancellata se vogliamo effettivamente ripartire e riconoscere la dignità dei lavoratori. Noi abbiamo fatto un contratto. Abbiamo fatto un contratto con delle lotte che nelle ultime settimane sono diventate anche aspre, e quel contratto dopo tanti anni è stato conquistato per le lotte che abbiamo fatto, non per le mediazioni del governo, che erano impossibili perché nessuno pensava si potesse fare una mediazione col governo Maroni. Ebbene, rispetto a quelle lotte io ho visto freddezza. E visto che qui abbiamo parlato tutti, anche io sono un compagno scritto di S, però ho visto freddezza da parte della sinistra nell'appoggiare quelle lotte. Ho visto quasi un'attesa qui e a livello nazionale. Anche quando abbiamo fatto iniziative di lotte nella massima correttezza, per esempio la stazione. Ecco, su questo dobbiamo credere di più nei giovani. Probabilmente con le azioni che hanno fatto gli imprenditori in questi anni, grazie al governo Berlusconi, grazie alla loro alleanza, probabilmente puntavano a distruggere attraverso l'istruzione dei lavoratori sindacalizzati dalle fabbriche, attraverso la frammentazione delle grosse fabbriche, attraverso le delocalizzazioni, attraverso il precariato. Beh, in fondo il nostro contratto dimostra che questo che non è riuscito, perché i giovani, forse per la prima volta, sono tornati ad essere presenti, sono tornati a lottare. Io credo che questo lo dobbiamo capitalizzare, questo lo deve capitalizzare prima di tutto il sindacato, ma anche la sinistra, e questo è motivo forse anche per ricordare quello che questi compagni hanno fatto e l'origine dei diritti che abbiamo ancora nel nostro Paese. Ovviamente la prima cosa che mi sembra giusto dire è questa.
battaglie e di salutarli a nome di tutta la CGL di questa regione. Ho pensato un po' a come organizzare il mio discorso e lo faccio in questo modo, compagni e compagni. Siccome, diciamo, i compagni e compagni che sono qua, che sono intervenuti, hanno già rappresentato, diciamo, benissimo una storia, una memoria di cui sono stati protagonisti diretti, di cui ancora oggi hanno l'orgoglio e la passione di averla fatta. Più che sul ricordo del valore di quell'esperienza, di quella fase, di quelle lotte, penso che di provare a fare un ragionamento che prova invece non solo a ragionare sulla qualità di quelle lotte, che voi non solo avete ricordato, che voi rappresentate, ma di ragionare sul fatto che quelle lotte, quell'esperienza sociale, è in realtà un grande patrimonio, io credo, non solo per il passato e per l'oggi, è un patrimonio per il futuro e per le contraddizioni nuove, o per la dimensione nuova delle contraddizioni che oggi, la dimensione sociale, il suo rapporto con la democrazia incontra. Proverò a dire come io penso che quello che avete fatto serve al futuro ed è quindi una cosa non solo da ricordare, ma che deve essere attualizzata, è una cosa un po' diversa. Non sfuggo ad una prima cosa, qui perdonatemi, è una debolezza a cui non so resistere, che riguarda anche innanzitutto confrontarmi con una mia passione irrinunciabile, che è quella del discorso storico, e parto da qui per cercare di dire alcune cose a proposito di quello che ho dichiarato. Veniva prima introdotto un ragionamento sulla definizione del Novecento. Ora, questa è una cosa a cui personalmente non riesco a sfuggire. È stato rappresentato qui l'idea del secolo della democrazia. Altri hanno appunto, come è stato ricordato, usato il secolo della violenza, un secolo breve. Moltissimi storici non riescono a sfuggire questa cosa, di identificare con una parola un secolo appena passato, così straordinario, complesso, feroce e bellissimo. Allora io dico, partendo da qua, che secondo me con una parola sola è difficile. E forse si potrebbe dire, faccio anche un piccolo gioco, mi permetto, che forse è stato il secolo della guerra e della democrazia. Non è stata una cosa sola il secolo che abbiamo vissuto. Dico della guerra perché in questo secolo è successa una cosa che non ha precedenti nella storia dell'umanità. Due guerre mondiali, però sono nate entrambe in Europa e che sono state esattamente l'espressione dell'egemonia europea sul mondo attraverso la rivoluzione industriale e le contraddizioni che la rivoluzione industriale ha trasformato poi negli elementi strutturali delle due guerre mondiali. Ma dopo le due guerre mondiali, sì, lì sì, si apre una seconda fase del secolo che si può chiamare della democrazia, nel senso che parte una fase dove attraverso la costruzione degli stati sociali, diciamola così, in buona parte dei paesi più sviluppati industrialmente, si cerca effettivamente un fatto che qui storicamente straordinariamente significativo, e cioè di dare una dimensione sociale alla democrazia, e cioè di organizzare una democrazia che non si risolve nella libertà individuale. Prevede la libertà individuale, ma non si risolve l'idea di democrazia che nasce nel dopoguerra, non solo in Italia, in modo diverso in buona parte di mezza Europa. Nasce come idea dove la democrazia non è solo la libertà individuale, è la libertà individuale dentro dei meccanismi di maggior giustizia sociale garantiti dallo Stato e dalle leggi. La Costituzione italiana, tradita negli anni 50, a cui tutta la nostra generazione, diciamo, direttamente ha subito quel tradimento e ha contrastato, è stata vittima, ma anche artefice di straordinarie lotte negli anni 50. Gli anni 50 erano il tradimento della Costituzione, sostanziale. Così come lo statuto dei lavoratori, da un altro punto di vista, è l'estrinsecazione massima di una parte centrale della Costituzione. Cioè quella che dice che la democrazia appunto non si basa sulla
pura somma delle libertà individuali, perché i rapporti sociali hanno bisogno della libertà individuale, ma non possono essere descritti solo la libertà individuale, perché c'è un elemento di giustizia dentro la democrazia necessaria. Ed è il fatto che appunto i poteri sociali non sono uguali. Non è uguale il potere del singolo lavoratore col potere del suo datore di lavoro, del suo padrone, del suo imprenditore. Non è uguale in natura. Non è uguale nei rapporti sociali. E allora lo Stato, per garantire una democrazia, deve sostenere le libertà e, per esempio, la possibilità di organizzazione dei lavoratori. E la garanzia della possibilità di organizzazione e di lotta dei lavoratori diventa necessaria perché la democrazia viva. Questo discorso sulla democrazia è un discorso di un'attualità totale. Non riguarda i rapporti sociali e la loro durezza degli anni 50. Riguarda i problemi dell'oggi. Da molte parti, infatti, ormai è aperta una discussione, negli ultimi anni è cresciuta, che guarda esattamente questo problema qui come un problema centrale delle società contemporanee. Perché? Perché alla fine del secolo si è messo in moto un meccanismo che sembra quasi piegare e invertire quella storia che ha costruito le democrazie basate sulla giustizia sociale, su un'idea e un programma di giustizia sociale, che si risolve esattamente nel fatto che bisogna riequilibrare i poteri sociali. Questa è la vostra storia, questa è la storia, diciamo, delle conquiste anche sociali in Italia. Questa storia però, ad un certo punto, di nuovo va in crisi, verso la fine del secolo. Va in crisi perché, dopo il crollo dei due blocchi, che in qualche modo avevano consentito dentro l'Europa una più alta mediazione sociale, perché nella storia è emerso il modello alternativo a quello sostanzialmente del governo affidato puramente alla forza del capitale. Questo aveva consentito mediazioni sociali nell'Europa proprio di fronte al modello sovietico diverso. Col crollo dei due blocchi si è aperto un problema nuovo, che è appunto l'idea da parte di una fase del capitalismo mondiale di restringere gli spazi sociali dentro i singoli stati e di restringere la democrazia sostanziale. Perché questo oggi è un problema che ha di fronte i paesi più sviluppati del mondo. Restringere la democrazia nel senso detto prima. In un bellissimo libro di uno scrittore americano ma feroce critico del capitalismo, lui dice: la democrazia non può essere votare una volta ogni 4 anni e poi guardare la televisione. E in questo libro, che si chiama Il bene comune, cita la stessa teoria della democrazia fin dall'inizio, e cita Aristotele, che nel suo libro sulla democrazia, appunto, dice una cosa concettualmente fin dall'inizio chiarissima, e cioè dice: se c'è la democrazia, ci deve essere l'eguaglianza. Se no bisogna correggere la democrazia, dice Aristotele. Perché se c'è la democrazia, chi ha meno cercherà di avere di più. E o si accetta questo, oppure inevitabilmente bisogna limitare la democrazia. Voi pensate il rapporto con la democrazia, come l'abbiamo conosciuta voi, come l'avete interpretata voi, di molti paesi in via di sviluppo, dove in molte situazioni il potere delle multinazionali limita i poteri dei parlamenti, apertamente. Limita i poteri dei parlamenti. Alcune leggi non si possono fare, perché sennò non ci saranno gli investimenti. Il problema della democrazia e del suo rapporto con l'uguaglianza è un problema assolutamente cruciale del mondo contemporaneo. E molte volte di questo, anche sul piano culturale, la sinistra politica è arrivata a questa discussione in un modo che molte volte è stato anche di subalternità. L'idea della democrazia dei diritti, appunto, è un'idea che ha a che fare con il rapporto tra la democrazia e l'uguaglianza e con questo fatto sostanziale.
che la democrazia non si può risolvere solo nel puro diritto individuale, senza un diritto di organizzazione, senza una protezione da parte dello Stato dei rapporti sociali più deboli. Perché se avviene questo, la democrazia in quanto tale inevitabilmente si riduce e si ripropone un problema. Ne parlava da ultimo Mappignani nell'attualità. Se noi oggi abbiamo uno Stato come quello italiano, il Parlamento, che approva una legge come la legge 30, che è una filosofia, detto, anche i lavoratori sono una merce e quindi valgono per loro le regole del codice sostanzialmente civile. Le regole che regolano i rapporti commerciali fra impresa e impresa, fra chi vende un prodotto e lo compra. Queste regole devono valere anche per chi produce le cose. Quella è una legge antidemocratica, perché riduce lo spazio sociale della democrazia, del contratto sociale. Cerca di isolare i lavoratori, di impedirne l'organizzazione come naturale contrappeso rispetto al potere economico e a chi detiene i mezzi, i capitali. Queste cose di cui parliamo sono cose del mondo di oggi, dei sindacalisti di oggi, e sono il cuore e tutta la sinistra del mondo di fronte. Perché questo problema anche culturalmente va preso in mano direttamente. Cos'è successo negli ultimi anni in quel processo che si chiama di globalizzazione? Molte cose, ma ce n'è una che molte volte viene negata ed è quella centrale. E cioè che per una serie di fenomeni sotto il profilo politico della storia degli Stati, se uno va a prendere il primo teorico economico, diciamo del neoliberalismo, che scrive negli anni 70, Milton Friedman, lui propone allora un'idea economica precisa e una teoria sociale altrettanto uguale, e cioè tutto il potere all'imprenditore. Però nel suo libro, negli anni 70, lui dice una cosa politica. Dice: questo bisognerebbe fare, però non si può fare del tutto, perché c'è l'Unione Sovietica. Alcuni circoli americani, dei conservatori americani, che almeno hanno il privilegio veramente, guardate, qualche volta leggerli è veramente bello, perché loro dicono quello che pensano, non lo mascherano, dicono quello che pensano. Oggi se uno va a prendere le teorie e le elaborazioni dei circoli conservatori americani che governano, diciamo, la dicono con chiarezza, parlando del nuovo secolo, e dicono con chiarezza: non c'è più bisogno di fare un compromesso sociale come quello che in alcune situazioni abbiamo dovuto subire, perché non c'è più l'alternativa, siamo solo noi, perché siamo noi il mondo, siamo noi il mondo. Quando dicono così intendono una cosa veramente precisa, rosa, ma chiarissima, che pratica. Dicono con chiarezza nei loro documenti, a proposito della discussione in America, lo Stato federale deve ridurre ogni spesa sociale perché deve sovvenzionare l'industria militare. Non mandano a dire, non ascolto, lo esibiscono. Il punto non è che lo Stato sociale, ovviamente quello americano sappiamo benissimo, è altra cosa della storia europea, costa troppo, no, il punto è un altro. Il punto è che lo Stato deve sovvenzionare le industrie private e le grandi multinazionali. E la dicono così. Basta andare a leggere. E nel mondo di oggi, voi capisco che molte volte con quegli aggeggi elettronici, però vi assicuro che con internet è facilissimo. Fatevi aiutare da un nipote, diciamo così, e uno va a cercare e trova delle cose chiarissime. È la concentrazione del potere che sta succedendo nella globalizzazione, è la concentrazione del potere nella tecnologia e nei capitali, che viene utilizzata per un ridisegno dei rapporti sociali su scala planetaria. Dentro questo, il punto chiave, l'unico punto chiave per quanto mi riguarda, e qui davvero io penso che la storia del movimento operaio europeo quasi torni alle origini, è che questa sfida,
qui qualche compagno prima diceva il capitalismo è sempre stato internazionale. Dicendo una cosa, in una parte è vero che nella prima rivoluzione industriale effettivamente il capitalismo si presenta così. E non è caso che la storia del movimento operaio nasce quando qualcuno ha scritto proletari di tutti i paesi uniti. Proprio perché fin dall'inizio il problema è posto mondialmente. Ma attenzione, dire questo secondo me rischia di essere impreciso proprio per la storia che ha avuto il Novecento. Ho detto prima che anche un sistema di stati che aveva un altro sistema totale di orientamento rispetto al mercato ha costruito delle condizioni storiche per cui i compromessi sociali nei paesi occidentali fossero diversi. Questo non c'è dubbio sul piano storico. Però è vero anche un'altra cosa, e cioè che la storia del movimento operaio in Europa è una cosa che fa la differenza, perché anche quando ha avuto illusioni non è mai stata, secondo me, in origine ascrivibile a un'idea dove nella democrazia non ci fosse la libertà. E ancora oggi, in questo scontro mondiale che è apertissimo fra un'idea di globalizzazione dei diritti e un'idea di globalizzazione del capitale, che sostanzialmente ha due grandi modelli di riferimento oggi: il modello americano, l'idea del modello americano, esattamente come modello in cui, venendo esattamente all'analogia, anche qualora ci potesse essere, penso agli anni 30 in America, una mediazione nella politica dei rapporti sociali, però non c'è mai il sindacato come soggetto autonomo e generale. Il sindacato, sì, perché negli UDIR, quel sindacato lì, anche negli UDIR, che oggettivamente è una politica, diciamo, di mediazione sociale, ma il sindacato viene rinchiuso dalla stessa politica degli UDIR, viene rinchiuso a un sindacato puramente aziendale. Con mille storie, ma voglio dire, ma io parlo del fatto che quella politica venne fatta una legislazione che impediva sostanzialmente la creazione di soggetti sindacali che fossero di tipo generale. Il sindacato veniva aziendalizzato e quindi ridotto a un'idea di puro interesse e non più a dare un contributo a un'altra idea di società generale. Il modello americano da una parte e il modello europeo dall'altra. Questo è lo scontro del mondo di oggi. E la vostra storia c'entra moltissimo con questa qualità. Perché il modello sociale europeo, a mio modo di vedere, esprime un'altra idea proprio dello stesso sviluppo e dello stare della società, ma che non nasce solo nel contrappeso della guerra fredda, che pure è un argomento del contesto storico, nasce anche per un altro sostanziale elemento di fondo, che è la soggettività dei lavoratori organizzati e, come è stato qui detto in modo diverso, la soggettività dei lavoratori organizzati in Europa non è mai stata un puro strumento di qualunque convenienza politica, anche nei partiti della sinistra, è sempre stata una cosa che interveniva anche quando ubbidiva, come è stato prima detto, cioè è sempre stato un soggetto. I lavoratori si organizzavano ed erano un soggetto per gli imprenditori, erano un soggetto per la democrazia e le istituzioni, erano un soggetto anche per i partiti della sinistra. Questo è quello che fa diverso il modello sociale europeo della sua parte. E noi siamo oggi di fronte ad un processo più generale che cerca di ridurre quelle conquiste e quella dimensione sociale della democrazia. Ma la vostra storia è anche una storia che parla esattamente di quella soggettività lì, nel suo momento in questa storia nazionale più aspro dopo il dopoguerra. Ma questa, per avviarmi alla conclusione, è un punto che io credo su cui è molto importante riflettere collegandolo alla vicenda di cui voi appunto detto prima, non è che ci ricordate, la rappresentate direttamente, fisicamente, la siete.
Quella storia che è appunto un'idea della democrazia non è un'idea qualunque della democrazia, è un'idea della democrazia come possibilità di partecipare, come possibilità di organizzarsi per migliorare la propria vita. Innanzitutto quello stabilito dall'articolo 18 ha esattamente questa razionalità, vuole ripristinare una disuguaglianza di partenza. Se tu, come voi avete subito, puoi licenziarmi senza nessun motivo, in realtà quello che ti interessa è mettere in discussione il mio diritto di organizzarmi per migliorare le mie condizioni. Il licenziamento non è il fine, è lo strumento per evitare che io mi organizzi al meglio delle mie possibilità. Cioè mi intimidisci, cioè usi la prepotenza, cioè condizioni la mia libertà di organizzarmi. Questa è l'idea di democrazia che le lotte dei lavoratori, per buona parte la storia del sindacato, della sinistra politica, anche quando è stato in ritardo però costruito nel nostro paese, è basata su questa idea di democrazia. E come ho cercato di dire prima, questa idea di democrazia è un'idea attualissima delle contraddizioni di oggi. Perché oggi i processi in cui siamo di fronte, che sono il grande dominio della finanza sull'industria, che sono la grande concentrazione delle multinazionali, che sono i poteri dell'economia rispetto alla democrazia rappresentativa. Perché il processo che noi abbiamo costruito si è svolto dentro gli stati nazionali, no? In Italia la Costituzione, poi quel percorso, lo Stato nazionale, ma in tutta Europa è stato così nel dopoguerra in modi diversi. Hai costruito un compromesso sociale. E il compromesso sociale era la base della democrazia. Oggi il processo che stiamo avendo è un processo che cerca di svuotare la democrazia per ridurre il compromesso sociale e per mettere i lavoratori in una condizione di diseguaglianza che è quella del mercato naturale, della diseguaglianza tra il singolo lavoratore e chi possiede la proprietà del capitale. C'è una pressione che va esattamente lì, cioè all'indietro di una storia. E non sono chiacchiere, perché se uno guarda quello che succede, oppure io mi sono posto l'altro giorno, quando facciamo le discussioni sulla Cina, no? E del nuovo meccanismo di competizione economica. Allora mi verrebbe da dire una cosa semplicissima per dimostrare questa qualità. Se in Cina ci fosse lo statuto dei lavoratori, la stessa dimensione con cui la competizione di quel sistema svolge nell'economia mondiale sarebbe completamente diversa. Perché in Cina i lavoratori non discutono quanto lavorano, quanto guadagnano, non lo discutono, non lo possono non discutere. Tutta la produttività di crescita di quel paese non viene redistribuita in un modo in cui i soggetti possano incidere, e questo crea un problema, no? Inevitabile. Se un'operaia tessile cinese, che pure ha qualità professionale di un certo tipo, per fare un prodotto di non particolare valore aggiunto, lavora quasi il doppio di un'operaia tessile italiana, guadagnando a parità di moneta 15 volte di meno. Voi capite che in quel percorso lì, se io faccio metto in competizione solo i prodotti che escono da queste diverse dimensioni sociali, è complicato. Questo è il punto, è un punto di oggi su cui vorrei adesso chiudere davvero. Ho cercato di mettere così il discorso perché? Perché penso davvero che i compagni che sono qui, e poi come ha detto qualcuno, ancora con questa voglia di lottare e questa passione, penso che è giusto dire a loro che non solo devono avere il conforto per quello che hanno fatto, per le condizioni diverse per altri lavoratori che anche grazie al loro sacrificio sono costruite, perché dopo le discriminazioni c'è stata la ripresa operaia alla fine degli anni 60 e c'è stato lo statuto dei lavoratori, ed è stato grazie anche alle lotte durissime degli anni 50. Ma voglio dire loro
che abbracciarli oggi e la necessità di ricordare quei fatti non nasce solo per quello che hanno costruito per gli anni dopo, non nasce solo per l'oggi, è che l'oggi stesso è insidiato da una minaccia di tornare indietro dalle conquiste che voi avete fatto. E questo, secondo me, è un motivo in più per rispettare, dare l'onore che merita a quella generazione che affrontò in questo paese che usciva dalla Seconda Guerra Mondiale in condizioni difficilissime, una battaglia che era una battaglia di fondo, era una battaglia per la dignità dei lavoratori, ma al tempo stesso era veramente una battaglia perché la democrazia di questo paese si costruisse in un certo modo. Oggi quella democrazia è minacciata e ancora di più è giusto ricordare le vostre lotte, il vostro sacrificio.